Ciao a tutti, allora questa è la maratona del Bubris da Parma. Sono l'ingresso principale, dovete sapere che la Fiera di Parma ha due ingressi, questo che è l'ingresso principale, lo vedete qui alle mie spalle, e poi invece c'è l'ingresso ovest che è dall'altra parte. I padiglioni sono dal 6 al 2, questo che è l'ingresso principale è posizionato tra il padiglione 3 e 4, quindi è quello più comodo per visitare, perché entrate proprio nel cuore della manifestazione. Il padiglione 6, che è l'ultimo, è quello che ha l'ingresso ovest. Allora, compatibilmente con la connessione internet, magari qualche cosa si fermerà e abbiate pazienza, però è la maratona, quindi io cammino per la fiera, vi racconterò e cercherò magari anche di trovare qualcuno da intervistare per spiegare un po' di novità. Allora, il primo padiglione che trovate è l'associazione produttori camper e caravan, la PC. Loro sono, come dire, lo scheletro portante della manifestazione, perché la manifestazione ha proprio come scheletro, come fulcro, l'APC, l'Associazione Produttori Camper. Loro in questo stand spiegano e ti possono fornire tutte le informazioni relative all'andamento del mercato. Per esempio, tanto per darvi dei parametri, quali sono state le immatricolazioni, quali sono state le normative preposte negli ultimi 12 mesi per la circolazione dei veicoli commerciali, ricreazionali non commerciali, e poi senza considerare che hanno anche la parte relativa alle soste e quindi a quei comuni che sono premiati perché portano come bandiera il turismo itinerante all'interno del proprio territorio. C'è un'area con i referenti, c'è una card che ti dà una serie di vantaggi e di servizi proprio per il camperista, ed è possibile sottoscrivere. Ci sono 10 punti e li leggiamo assieme: il turismo in libertà, il turismo sostenibile. Primo, lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni. Due, mi avvicino così, questo è il modulo. Due, il fattore centrale del turismo sostenibile è il riconoscimento della specificità dei luoghi e delle culture visitate. Tre, al DNA del turismo in libertà appartengono i concetti di mobilità, di vita all'aria aperta. Il camper, quattro, è tra le forme di turismo che meglio interpreta i principi della sostenibilità. 5. Nel nostro bel paese ci sono numerosi territori e comuni minori di grande valenza culturale e ambientale, sono difficilmente raggiungibili con un normale format turistico, e in questo il camper dà una mano. 6. Il turismo in libertà, grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e adattabilità, si inserisce in un modello di sviluppo che vede nel turismo una parte importante dell'infrastruttura economica complessiva di più territori, cioè si inserisce perfettamente nel territorio, anche in più territori, questa forma di turismo, perché sappiamo che il camper ti porta a visitare più borghi, più località, magari in un breve periodo di tempo, come in un weekend. L'utente del camper attua una forma di viaggio consapevole che diviene vera e propria nella partecipazione, nel vivere il territorio, nel comprare i prodotti locali, nell'essere a contatto con le persone. E non ultimo, il turismo in libertà favorisce il rapporto tra genitori e figli, stimolando la convivenza operativa della famiglia all'interno del camper. E io aggiungo anche gli amici, quelli veri, no? Perché di solito li chiamo così, perché quelli che non sono veri, il camper te li fa subito capire che li allontana. Proseguiamo e andiamo a finire nello stand di quelli che sono veri. Non come io, che insomma i miei video sono molto casalinghi. Siamo nello stand di Camper Magazine TV, qui trovate tutta una serie di video dedicati proprio alla fiera e al mondo del camper, ma sono proprio video istituzionali, anche ben fatti. Non lo so se c'è qualcuno, proviamo un po'. Messo, buongiorno, Carmen e Massimo non ci sono. Allora, questo è tutto quello che vedete, il cuore pulsante di Camper Magazine TV. Troveremo in giro sicuramente Carmen, il volto che conoscete, Massimo invece un po' dietro le quinte, loro realizzano video e li trovate. Oddio, sì, sono in diretta, ma qualcuno vi ha riconosciuto. Ciao! Come state? Bene! Bene! Allora, ciao! Allora, sono passata a trovarti, io sono amica tua su Facebook. Lo so, perché io ti ho riconosciuta perfettamente dagli occhi. E da lui, bellissimo! Ciao, scusami! E da lui è mio nipote. Allora,
Io sono in giro perché vado un po' a raccontare chi mi guarda che cosa trovano. Questo l'ho portato per te, un piccolo pensiero. Allora, passerai nel mio stand e io avrò un piccolo pensiero per te. E dov'è il tuo stand? Allora, così lo diciamo anche a loro. Certo. Allora, padiglione 2, K049. Padiglione 2, K049. Ci trova di fronte all'Abruzzo. Ok. Quindi passa di lì che io ho una cosettina molto molto simpatica per te. Fate i bravi, mi raccomando. Certo. Se devi lasciare della roba, lasciala, e lo diciamo anche a loro, se venite in fiera e avete uno zaino, i cataloghi che pesano, me le lasci nello stand. Okay. E poi quando vai via. Va bene, ci vediamo allora dopo lì. Certo. Buona Ciao, fiera, grazie. Sai dov'è la Jasnica? Sì, la trovi, allora, adesso in questo momento ho avuto un incidente e quindi col camper sta andando ai carabinieri, ma la trovi da un paio di rette nella strada. Di fronte, proprio al camping cerebrale. Sto cercando anche la Daniela di Girolamo. Anche lì la trovi nel mio stand. Ah, benissimo, perfetto, perché anche per loro grazie due. Grazie dell'omaggio, e questo me lo tengo sempre. Ecco, io ce l'ho sempre, vedi. Grazie, grazie. Ci vediamo dopo. Oh, allora, beh, ecco, eccolo qua. No, 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 guardalo, guardalo. Volete sapere la mente di Camper Magazine TV? È là dietro. Che sta costruendo una serie di video. In realtà troveremo in giro Carmen, che invece è colei che legge le notizie, colei che intervista, insomma è la vera professionista, insomma è il volto corretto. Oh, dopo APC trovate Emilia, Testa e Natura. Allora, questi sono quegli stand che io amo molto quando vengo in fiera, perché ti danno una serie di materiale per visitare il territorio. Per esempio ci sono le ciclovie molto carine, guardate, per l'Emilia, trovate tutta la parte relativa all'enogastronomia, la parte relativa alle città da visitare, ci sono le cartine geografiche, insomma c'è veramente un sacco di materiale legato proprio all'Emilia. Dopo l'Emilia invece abbiamo lo stand dedicato all'Agos. Agos è tutto ciò che riguarda la parte finanziaria dell'acquisto del camper. Vi dico che questo è l'ingresso principale, quindi qua appena che entrate trovate subito questi passaggi. E poi trovate la parte invece di Assocamp. Allora, la parte di Assocamp, e questo è fondamentale, è l'associazione che raggruppa i concessionari presenti in Italia, e qui trovate tutti i vantaggi di essere un cliente di un concessionario Assocamp. Vi danno l'elenco presente in tutta Italia, anche perché spesso mi chiedete dove posso trovare un concessionario comodo per la mia zona di provincia, dove lo posso individuare. Ecco, basta che entrate nel sito Assocamp, loro hanno la cartina geografica di tutta Italia e trovate i concessionari più comodi. Poi veniamo invece e proseguiamo, troviamo subito dopo gioca una parte relativa gioca con noi, che voi direte che cos'è, e qui entriamo un po' nel vivo. Allora, questo che vedete alle mie spalle è lo stand di Plein Air. Plein Air è la rivista che fa un po' da padrone nella fiera, nel senso che ormai ci ha abituato da anni ad avere uno stand nella parte dell'ingresso molto grande e ampio. Trovate la parte di club di Plein Air, dove c'è Gemma che è la responsabile, Iannucci, lei è la persona di riferimento per il club di Plein Air, dove trovate tutto il materiale online. Poi invece c'è quello cartaceo. All'interno dello stand ci sono, come tutti gli anni ci hanno mai abituato, un sacco di gadget. Potete fare l'iscrizione, la borsa con tutta una serie di piccoli regali, omaggi utili per il tempo libero. Di fronte, io mi giro in questi termini, trovate, io ve la faccio vedere così, questa è, io l'ho riconosciuta subito, è l'imbragatura di una zipline. Questa si trova a Rocca Massima, Latina. È una zipline che raggiunge una velocità di 172 km orari ed è a un'altezza di 2225 metri. Quello che vedete è la webcam posizionata sopra. Sapete che nelle Dolomiti Lucane si chiama Volo dell'Angelo, a Trentinara sopra Pestum si chiama Cilento in Volo, che plana sopra Pestum, e questa invece è Flying in the Sky, il volo del falco pellegrino, e si trova a Rocca Massima Latina. Qui in fiera provate a essere imbragati, cioè la sensazione di quando si è, come dice l'amica Francesca Carpinello di Smooth, appesi come un cacciocavallo. Allora proseguiamo,
Questo che è la parte di ingresso principale, come vi ho detto all'inizio, divide i due padiglioni, il padiglione 3 dal padiglione 4, e siete proprio nel cuore della manifestazione. C'è una parte esterna, che adesso vi faccio vedere, che è questa parte che divide i due padiglioni, e come da tradizione è occupata dalla parte relativa ai bambini, quindi gonfiabili, ma soprattutto, che vi riporto all'esterno, trovate tre espositori molto interessanti. Uno è il Garmin, dove vi fa vedere la parte relativa ai navigatori. Allora, c'è ancora qualcuno che mi dice: ma intanto il navigatore sul telefono, uso Google e il problema non sussiste. Allora, in realtà non è così, perché c'è ancora una grossa fetta di mercato che non vuole utilizzare il cellulare come navigatore, ma vuole un navigatore vero e proprio. Garmin l'ha pensata appositamente per il camper, perché il navigatore si interfaccia con delle telecamere posizionate all'interno, per esempio, del garage, per vedere all'interno del garage come sono. La mappa è realizzata tale per cui voi siete in grado di posizionare e di farvi riconoscere che avete un veicolo ricreazionale, per evitare di trovarvi in strade strette o mal servite. E quindi è un prodotto espressamente dedicato al mondo del campeggio, perlomeno al mondo del camper. Si chiama, lo vediamo bene nel vicino, si chiama Garmin. Io adesso, sapete che con la mia faccia da tola, come si dice in Piemonte, vado e chiedo. Posso rubarvi un secondo? Siamo in diretta. Mi spiegate, Garmin, il prodotto che ha fatto del navigatore per il camper? Due tue informazioni. Il collega qua, o sì. Va al padiglione di là? Dove si trova? Questa parte espositiva, per chi viene qua, tocca con mano, ma se no va al padiglione 2 per voi. Oppure qua, dove c'è plein air, dove c'è lo stand. C'è tutto il riferimento, stand. Perfetto. Lo stand principale è al 2. Ok, qui invece nella parte esterna, chi arriva può toccarlo con mano, può salire e può vedere. Esatto. Sì, perfetto. Ti consiglio anche, sempre al padiglione 2, di dare un'occhiata al camper Robeta, dove abbiamo fatto tutta l'installazione del navigazione, entertainment e domotica, quindi da un unico display, sì, Robeta, è un nostro partner sloveno che costruisce camper furgonati in Slovenia, e lì abbiamo implementato tutta la domotica, quindi da un unico display si controlla tutto il management del camper, da switchare le luci al riscaldamento, a tirare su il pettinatore elettrico, ai serbatoi, alle batterie, fino alla classica navigazione e lo stereo. Va bene, grazie Felice, arrivederci, grazie. Allora, segnatevelo, padiglione 2, Robeta e il camper. Oh, dunque, torniamo qua, c'è una parte estiva, eccola qua, l'ultima. Vedete che ci sono tre punti che si deve andare, insomma, a vedere. Uno è Garmin, e quindi tornando all'ingresso del plein air vedete esattamente il funzionamento. E poi invece, ora è chiuso e lo torneremo dopo, questo in una puntata del TG del campeggiatore ve l'ho presentato. Hippocamper ha realizzato un sistema di un binario appeso sopra al tetto del camper, dove è possibile muovere il disabile senza dover cambiare la struttura del camper. Si appende con un'imbragatura e in questo caso si fa scorrere lungo la lunghezza di tutto il camper. In più, l'imbragatura, essendo regolabile in altezza, la persona può sia prendere in alto i pensili che in basso. In questo momento è chiuso, ma dovrebbero arrivare le persone, vi farto ancora in giro. Dovrebbero arrivare, penso, le persone, sì. Quindi sicuramente io sono in giro e ritorno, perché così vengo a vederlo dal vivo. Lo stand, sì, c'è questo numero da chiamare, se potete chiamarlo tranquillamente, sì. Ok? Grazie. Ci vediamo dopo, grazie a lei, sì. Arrivederci. Sì, chiami pure. Allora, il terzo punto invece che vi porto a vedere, dunque ci sono ovviamente i camper Leica che ti danno appuntamento nel padiglione interno, ma poi c'è l'Evergreen è lui, è California, questa è la versione Ocean, per intenderci, con tetto soffietto e una, come dire, è più un buongiorno, un'icona per identificare tante di quelle, come dire, di quei viaggi che vengono fatti con questo tipo di veicolo. D'altronde il pannello, come vedete, offre una serie di immagini proprio tipiche di questo tipo di vacanza e di questo tipo di veicolo. Forse questa è la più simpatica, perché vedete che c'è tutta l'attrezzatura posizionata sul camper.
e messe giù con le due persone a bordo. A seguire invece trovate da questa parte il ristorante e la pizzeria nella parte esterna. Dunque, entrando vi ho detto che era il padiglione 4, quello di accesso per intenderci, dove c'era plein air, dove vi ho fatto vedere la PC. Ora andiamo e entriamo un po' nel vivo. Siccome siete a un bivio, da una parte c'è 3 e 2 e dalla parte opposta invece, quindi entrando questo che vedete alle mie spalle è il padiglione 4, quello dell'ingresso, quando uscite esternamente trovate a destra da questa direzione il padiglione 3 e 2, a sinistra trovate invece 5 e 6. Cominciamo col padiglione 3 e 2. Allora, oggi è una di quelle giornate in cui si sta un po' più tranquilli rispetto alle altre giornate. Sicuramente mercoledì sarà ancora più tranquilla. Giovedì poi invece cominceremo di nuovo con un picco di visitatori. Diamo anche qualche informazione. Ovviamente vi consiglio, se volete stare tranquilli, questi due giorni. Diamo anche qualche informazione. Il parcheggio esterno, quando voi arrivate col camper, ha un costo giornaliero. Lo trovate tranquillamente dal sito. Sappiate che il parcheggio è servito con acqua e scarico, non c'è energia elettrica a meno che non abbiate fatto prima la prenotazione della piazzola. Entriamo, questo siamo nel padiglione 3. Il padiglione 3 è il primo accesso, vediamo i hobby. In realtà, storicamente, la fiera ci ha abituato che al padiglione 3 troviamo, lungo questo primo corridoio che è il lato, i due marchi tedeschi di caravan, che poi producono anche camper, ma che identificano maggiormente le caravan, e sono Hobby e Fender. Poi dalla parte opposta invece troviamo Knaus, quindi rimaniamo sempre nell'ibrido tra caravan e camper. Allora, io cammino in mezzo, in questo caso siamo al Hobby, e vi faccio vedere quello che mi ha incuriosito. Ovviamente ci sono, come vedete alle mie spalle, i van, le caravan, e poi dalla parte opposta invece trovate il semi integrale. Tra i semi integrali, quello che mi ha maggiormente incuriosito, ve lo farò vedere successivamente perché in questo momento è impegnato da persone, e nonostante sia la giornata a poca affluenza, come vedete, persone ce ne sono in abbondanza. Mentre invece vi voglio far vedere un furgonato che mi ha particolarmente incuriosito, ma vuoi solo per una serie di disposizioni interne, di soluzioni, diciamo così, interne, e la disposizione vera e propria. Allora, questo è lui, si chiama Hobby Complete. Vi dico subito, ecco qua, parliamo di un veicolo montato su Fiat Ducato, 120 o 140 cavalli la motorizzazione. C'è tutta una serie di dotazioni del Ducato che già conosciamo, che normalmente sono nelle dotazioni di casa mamma, di casa Fiat, mentre invece entriamo un po' più nello specifico della dotazione del veicolo. Allora, il frigo può essere 70-90 litri, tanto per essere pratici, oppure addirittura 90 litri con il compressore. Ci sono rete ovviamente in doghe, sia per la parte della notte, posteriore per intenderci. Poi tra le dotazioni vi dico anche che il serbatoio delle acque grigie è 90 litri e il serbatoio delle acque chiare è 95 litri. Tra le dotazioni, eccolo qua, il riscaldamento è Truma Combi 4, 10 litri per la preparazione dell'acqua calda, c'è il pannello comando LCD Truma. Saliamo a bordo così ve lo faccio vedere. Allora, la disposizione è quella che, come al solito, diciamo così, più tradizionale per i van. C'è il letto posteriore trasversale e la dinette qua. La dinette nella parte anteriore, però, guardate, è assolutamente comoda perché ha un tavolo che è molto più grande rispetto a quelli che sono i tavoli normali di un furgonato. Tra l'altro è anche ampliabile perché vedete che al secondo, la seconda parte qua sotto si scatta e si fa ruotare direttamente quella. Quello che invece mi ha incuriosito di più è questa, perché è una cucina molto molto comoda e inusuale, con una serie di, penso che questi siano, sì, sono portasciughini, eccoli qua, una serie di cassetti, veramente tanti, con i portaposate,
la cucina con i due fuochi e il lavello col miscelatore sparso, e poi dove è finito il frigo? Eccolo qua. E il frigo qua, nella parte d'ingresso. Beh, direi che il frigo, io forse non so voi, ma l'avrei preferito al contrario nell'apertura, perché quando io salgo di qua è comodo se io lo apro così, invece questo lo devo aprire al contrario a passare di qua. Però è anche vero che se io lo aprivo, se io lo rendevo apribile da fuori, quando sono dentro il camper facevo fatica. Ci sono camper, cioè ci sono frigoriferi che hanno la doppia apertura, ma costano un botto, ecco. Proseguiamo. Allora, qui c'è la parte del corridoio. La parte del corridoio è sempre la parte più difficile nei van, perché risulta essere quella dove non si riesce a passare, molto stretta. Qui invece devo dire che il corridoio c'è, non è abbondante, però c'è tanto che si riesce a prendere la porta. E poi invece c'è un bellissimo bagno con la doccia sotto, che diventa apribile perché sotto c'è il vano doccia, ed è calpestabile grazie ad una copertura in legno. Quella copertura è utile perché voi fate la doccia, togliete la copertura, fate la doccia, rimettete la copertura e voi non avete i piedi bagnati perché il fondo della doccia è coperto. Quindi ecco l'utilità di questo, che molti di voi mi chiedono perché si utilizza la pedana e come utilizzarla. La togliete, fate la doccia, la rimettete, in questo modo voi avete il pavimento del bagno asciutto. Mi piaceva farvi vedere questo. Mi chiedete il prezzo, 41.500 euro, con escluso i 140 cavalli che hanno un supplemento di 1.500 euro, il gradino d'accesso estraibile che è quello lì sotto, il cuscino anteriore per la trasformazione della dinette in letto e la verniciatura bianca. Con questi accessori si raggiunge 43.000 euro. Si chiama Hobby On Tour K460FT ed era incuriosiva proprio per la parte della cucina, che secondo me su un van è inusuale. Ora invece volevo portare a vedere un semi-integrale che a me è piaciuto molto perché va un po' controcorrente. Allora, in un mondo in cui tutti i semi-integrali hanno la vocazione di essere prettamente per la coppia, questo invece è un semi-integrale, io ve lo descrivo all'interno, poi vediamo la parte esterna, perché ne approfitto essendo vuoto. Allora, entrando trovate un letto a castello posteriore, quindi capite già che siamo in un veicolo da famiglia. Quello sotto è ribaltabile, tale per cui si ottiene un vano di carico, magari fuori dopo lo vediamo. A seguire c'è una doccia con il vano toilette. La doccia, vediamo se riusciamo a capirla. Ah sì, certo, questa è l'antina scorrevole, si apre e si ottiene una doccia di queste dimensioni, quindi calpestabile. Una volta che ho fatto la doccia chiudo. Molto carini sono gli appendiabiti qua per mettere gli asciugamani, gli accappatoi. La colonna è attrezzata, il lavello ad angolo è un po' piccino, questo lavellino, un po' un'acqua santiera, però devo dire che il bagno almeno è strutturato come una dimensione abbastanza comoda, e quando fai la doccia fai scorrere, in questo momento ve la faccio vedere al contrario, eccola qua, fai scorrere questa antina che è quella per evitare di far bagnare. Questa è un'altra cosa. E poi la porta d'ingresso invece nel bagno rimane isolata. A seguire, e qui c'è tanta roba per essere su un semi-integrale, una bella cucina L con un sacco di ripostigli sotto, di pianetti, cucine castelli estraibili con chiusura silenziata, anche cestello laterale, guardate qua sotto, figata, se pare, tanto siamo in diretta possiamo dirlo, figata, perché sono cassetti estraibili ad angolo e anche questi silenziati. Poi avevano il vizio di, cioè, hanno avuto il vizio di voler fare i lavelli piccolini, perché qui c'è un altro lavello bello in acciaio satinato, ma un po' piccino anche lui, diciamo. Penso che quando devi lavare la padella della pasta e non hai la pentola fornetto è un po' difficile. Sopra in alto invece ci sono un sacco di stipetti, non sono aperti questi, ma sono chiusibili, con una serrandina. Di fronte alla cucina, bello, chapeau ragazzi, bello, un frigo a colonna, questo dovrebbe essere tipo un 140 litri con la celletta freezer sopra in alto. Bello perché è lungo e stretto, non ti porta via spazio all'interno del veicolo. Poi sopra avete ancora una parte di stivaggio. A seguire c'è un armadio ed è a tutta altezza, quindi
non è come gli armadi normali che lasciano a metà, questo ti permette di avere il cappotto impermeabile, la giacca senza avere grossi problemi, più un ripiano sopra. Tra l'altro questo ripiano vedo che è anche possibile spostarlo semplicemente con le viti. A seguire invece, e questo è il piatto bello di questo veicolo, c'è un'enorme gigantesca dinette, perché il tavolo è veramente grande e poi si può ulteriormente ampliare facendo scorrere sotto il tavolo. Vediamo se riesco a farlo facendovelo vedere così. Allora, questo è il meccanismo. Sì, eccolo qua. Beh, eccoci. Aperto e tanta roba questo. In più io sono seduto su un divanetto dove posso stare disteso, quindi comodo, e un tavolo, palmo la mano, 1, 2, 4 persone, 3, 4, 5, 6. 6 persone molto molto comode con un capotavola 7. Direi un semi-integrale, 7 posti comodi, bei larghi, a pranzo. Dove dorme il matrimoniale? Cucù, è lì sopra. Allora, il matrimoniale è qua sopra, con i pensili sotto, quindi di servizio, che scende sopra alla dinette. Probabilmente, e come posso pensarlo, e qui lo vedete bene, il matrimoniale arriva a questa altezza, cioè sopra i cuscini, quindi non c'è neanche bisogno di ribaltarli. I cuscini rimangono su in piedi. Siamo in casa hobby, guardate solo alcuni dettagli di qualità. Questa è la parte di riscaldamento, c'è la paratina di anticondensa dietro ai cuscini del divano, ma è la stessa paratina che voi trovate anche nella dinette dove c'è il tavolo di lì. Evita la condensa. Insomma, è un veicolo da famiglia, ma è un semi-integrale che offre un sacco di spazio. Vediamo un po' più nel dettaglio e poi vedremo anche magari il garage. Intanto vi dico che siamo a 6,99 m, 52.772 euro, siamo con un'altezza di 2,84 m, quindi assolutamente in linea con quelli che sono i semi integrali con un bascolante. Il letto, che questo qualcuno me li chiede, sono 2,10 m x 140 e 2,130 m. Quello della parte della dinette. I letti a castello invece sono ben 2,10 m per 90 cm di larghezza. Questi 90 cm li vedremo bene nel garage, che sono tanta roba per metterci almeno un paio di bici o tutto il necessario per la vacanza. Poi dotazioni: serbatoio delle acque chiare 100 litri, serbatoio delle acque grigie 96 litri, ovviamente Ducato come potenza, come base meccanica. Tra gli optional che qui vediamo ci sono questi. Considerate che qui siamo con la meccanica Citroën, jumper, cugino fratello di Ducato. Questi sono gli unici optional, sono i cerchi in lega da 16, originali Citroën, che costano 657 euro. Allora, andiamo a vedere quel garage, perché avendo un letto sotto largo di 90, secondo me, se riusciamo ad aprirlo, ma dovrebbe essere aperto, sì, eccolo. Eh sì, allora intanto lo vedete subito, questo è ribaltabile, che si alza, ed è particolare. Ah, ecco, ha una parte di là chiusa, andiamo a vedere cosa c'è lì sotto. Certo, lì sotto, nella parte sotto, vedete che c'è il garage, ha una parte di in cui c'è un'appendice, ecco, di legno. Quella è la parte del bagno dove c'è il water, ovviamente, e quindi i servizi di carico scarico della cassetta. Largo, ben dimensionato e ben proporzionato. E tra le altre cose, guardate, ci sono delle canaline qua, delle mensole per chi dorme e dove poter posare il classico cellulare, occhiali. Essendo largo 90 cm il letto, va da sé che il garage è. Bene, proseguiamo. Allora, qui siamo in hobby, amici caravan. Torniamo, io torno un po' a quella che io chiamavo la bella cagetta da piccolo, cioè casa con le ruote. Allora, ce ne sono un sacco di caravan qua, perché hobby cioè, come dire, ribalta il concetto, non ha tanti camper e poche caravan, ma molte caravan e un po' meno camper, perché è proprio specializzato in quello. Allora, io ho un concetto di caravan che mi piace pensarla o per la famiglia
quindi dedicata alla propria famiglia, oppure per la coppia che vuole avere il suo mini appartamento. Fatto questo, insomma, fatta questa premessa, ce ne sono un paio di caravan che mi hanno incuriosito, rimanendo sempre in casa Orbi. Allora, prima ve la faccio vedere, che è questa, che secondo me è la classica dedicata alla famiglia. Siamo 6,70 m di lunghezza totale, 3 posti letto più 2, 1300 kg da trainare, 19.200 euro. Tra gli accessori c'è lo stabilizzatore Winterhoff, che è di serie, la zanzariera alla porta d'ingresso, il boiler Truma con l'approvvigionamento di acqua calda, il riscaldamento Truma S3004, il tetto calpestabile, pannello di controllo per l'illuminazione, la luce in veranda, il frigo da 96 litri e il serbatoio fisso delle acque chiare da 25 litri. Telaio zincato caldo e asse con barra di torsione. Tutto ciò che vi ho detto adesso è di serie. Perché mi piace molto questa caravan? Perché è proprio da famiglia. Qui c'è il classico bel letto a castello per i pupetti, quindi hanno la loro camera. La loro cameretta si può separare. Qui c'è una parete plissettata, che vedete chiusa così, quindi questo permette di dividere perfettamente l'ambiente. A seguire c'è il bagno con un bel lavello, tra le altre cose, ribaltabile, lo vedete? Anche la luce. C'è sempre un modo di capire, io vorrei capire sempre come fanno a mettere gli interruttori nei camper delle volte per accendere la luce. Facciamo una petizione, mettiamoli tutti uguali nello stesso posto, perché sennò diventiamo sempre idrofobi, non sappiamo mai dove mettere. Allora qui, è perfetto, qui c'è una bellissima presa, di sotto c'è, ok, perfetto, non è a pressione, è soft touch, così come credo, soft touch, eccolo qua, tanto di specchiera dietro, cioè la specchiera dietro il porta oggetti da bagno. Questa è ribaltabile, perfetto, perché così io posso utilizzare il bagno in maniera, ovviamente il lavello dietro. Perché la famiglia? Perché se i bambini dormono qui si mangia, si fa la colazione, qui c'è proprio il cuore della famiglia, il cuore della vacanza, la cucina molto, scusatemi, la cucina molto ben attrezzata, perché il piano cottura è sviluppato in orizzontale fronte vicino alla finestra, quindi chi cucina, i vapori vanno fuori, e qui davanti ho tutta una serie di piani d'appoggio, quindi è facilitato, vediamo così, nell'uso del piano cottura. Io non so voi, ma quando entro in una caravan, a differenza del camper, proprio mi dà l'idea di casa, mi dà proprio non lo so, sarà forse perché non vedo il motore, non vedo la cabina, ma mi dà proprio l'idea di casa. Dopo la dinette c'è un bel armadio vicino alla cucina, con doppia ante di apertura e la barra di sostegno per gli abiti, l'unghie per le giacche, e poi a seguire un bel matrimoniale, che ve lo devo dire, anche questo si divide con doghe sotto e con un bellissimo gavone, così lo vedete molto bene, per il carico. Gavone che è ispezionabile dall'esterno, dalla botola anche lì. Quello che invece vedete di là è il serbatoio delle acque, che è di serie. Poi il mollettone lo tira, il sollevatore a gas funziona molto bene, che è nuovo, quindi per chiudo bisogna premerlo con un po' di forza. Qui invece trovate la seconda chiusura plissettata per dividere i due ambienti. Se avete notato, di qua c'è l'ambiente matrimoniale del papà e la mamma, in coda dall'altra parte c'è l'ambiente per i pupetti. Questo vuol dire che vi garantisce una certa privacy all'interno del nucleo familiare e di vivibilità degli spazi, perché non si toccano le persone. La seconda invece che mi piace molto, insomma, che mi ha un po' colpito, giusto, non vi ho detto come si chiama? Si chiama Hobby On Tour 470 KMF. Veniamo. E vi faccio vedere invece quella che mi piace di più, che è di là, eccomi, scusate.
Come vi dicevo prima, per me le caravan sono in particolar modo apprezzate per la famiglia oppure per la coppia che vuole avere un po' di comodità e negli spazi, insomma vuole avere la sua villettina su ruote. Allora, si chiama Deluxe Edition 460 UFE. Parliamo di 21.000 euro di caravan, 6,60 m di lunghezza totale per 1.350 kg di peso, massa totale ammessa. La massa in condizione di marcia invece è 1.197. Ma che vi devo dire? Vale lo stesso discorso di prima, quindi frigo Dometic da 150 litri e quindi molto più grande rispetto a quello di prima, serbatoio delle acque fisse, fisse delle acque chiare da 25 litri, riscaldamento truma, zanzariera pinsettata a porta d'ingresso, boiler truma, ma insomma entriamo un po' nello specifico. Allora, questa io la reputo un po' la caravan che per la coppia che ha bisogno di spazio ed è esigente, della comodosa, la coppia sciccosa. Allora, intanto la porta d'ingresso ha una finestra con l'oscurante, con la pattumiera, porta d'ingresso pinsettata. Ora, salendo a bordo, e qui c'è veramente lo spazio di una casa, cioè questa trasmette la sensazione di casa. Nella parte appena entrati sulla sinistra trovate questo bel tavolo giro, ferro di cavallo, AU, come lo vogliamo chiamare. Sta di fatto che se noi contiamo i posti qui ci si mangia tranquillamente in 2, 4, 6, anche in 8 persone, ma con tutta tranquillità. Un tavolo centrale con i piedini che lo posso spostare, questo tavolo ha i piedini, vedete là sotto, piegandoli io lo posso prendere e spostare in veranda e farlo diventare il tavolo per la veranda. A seguire la cucina, stesso discorso di prima, cioè trovate un piano cottura avanzato vicino alla finestra, questo vi permette di avere uno spazio davanti per poter cucinare, posare pentole, posare materiale e soprattutto la finestra molto vicina, quindi permette di arredare. Vediamo a seguito. Allora, a seguito c'è questo frigorifero che qui siamo, come avete visto, 150 litri, quindi molto generoso. E a seguire il freezer. Questa parte sotto che voi vedete è estraibile, perché così si può far diventare tutto l'ambiente molto più freddo, ma soprattutto questa parte che è estraibile, buttarla in una borsa frigo e farla diventare la borsa frigo per, da portare in spiaggia, cioè il ghiacciolino. Finita, tornata in spiaggia, si rimette dentro. A seguire dentro il freezer, di fronte, fronte al frigorifero, trovate invece l'armadio doppio con la sua asta per il contenimento dei vestiti. Veniamo invece a seguito. Davanti c'è da una parte il letto alla francese, che ha sotto un enorme gavone contenimento, gavone che è ispezionabile anche dal lato della botola, ovviamente. Il letto è il letto è con le doghe, ovviamente ve lo faccio anche vedere sotto, eccolo lì. E di fronte al letto matrimoniale, questa sarebbe la zona matrimoniale, che si può dividere, stesso discorso di prima, da una parte, da una parete plissettata. Di fronte trovate il bagno. Allora, è un po' come i bagni delle navi da crociera, ma quelle delle cabine di suite, perché il lavello è molto bello, grande di dimensione, un bel miscelatore e soprattutto nella parte fuori dal bagno, con sotto attrezzato anche tutti i mobiletti. Una specchiera fatta a trittico e poi invece il bagno con la sua doccia a seguire e la finestra di aerazione. Allora, insomma, questa è proprio la classica caravan dedicata alla coppia, per spazio, per conviviabilità, per possibilità di vivere la vacanza, insomma, io la trovo l'ideale proprio per la coppia. Allora, lasciamo casa hobby, e vi dico che di caravan ne trovate veramente tante, e ci spostiamo in casa Fend. Allora, sono marchi concorrenti storici da tantissimo tempo, però Fend, allora, vi faccio vedere solo così capite, questa è hobby ed è molto più dolce nelle linee, molto più osa, può piacere o non può piacere, ma osa. Guardate anche solo il posteriore. Ora vi faccio vedere Fend. È molto più tradizionale nelle linee.
se vogliamo dire, offre la solidità della tradizione, cioè così a naso, così a immagine, così appena vista, non osa, non è, come dire, innovativa così nelle linee come può essere Hobby. È tradizionale, e la sua tradizionalità, cioè insomma il suo essere tradizionale, lo si trova a bordo dei veicoli. Vi faccio un esempio molto pratico. Qui davanti ho, e torniamo sulla stessa analogia di quella che vi ho fatto vedere prima dedicata alla coppia. Allora, siamo all'interno di questa è Fender Opal 560 SG, quindi 7,74 m, una massa totale di 1650 kg, una massa in condizione di marcia di 1488, costa 31.698 euro, frigora 150 litri, serbatoio delle acque potabili da 45 litri, non da 25, stabilizzatore HS, telaio alcol inedito totalmente zincato, riscaldamento a gas combi 6, iNet box per il controllo, insomma direi che c'è abbastanza. Tra gli accessori che sono comprensivi in questo prezzo ci sono ben 2 cuscini, 3 letti singoli, 398 euro, il supporto TV Sky e il coprimaterasso per 2 letti. Allora, è una caravan dedicata prettamente alla coppia, come in quel caso esigente, però come vedete è molto tradizionale rispetto a prima. Se tornate indietro vedete solo le colorazioni, già la disposizione della U è fatta classica, non è fatta a tondo, il tavolo stesso è a piantone, le colorazioni, l'illuminazione, i LED stessi, è proprio più tradizionale rispetto all'altra, e può piacere, nel senso che si ha certezza, quando uno tende a innovare, fare qualcosa di nuovo, ha sempre il dubbio che possa piacere o meno, invece andare sul sicuro nella tradizione si ha certezza. Guardate semplicemente il bagno ha un lavello ad angolo e ha la doccia sotto, lavello fatto in resina e una serie di pensili sopra in alto di chiusura, sono ben 3 di chiusura sopra nel bagno. Poi in fondo invece troviamo la camera da letto con 2 letti gemelli. Allora, molti mi chiedono che cosa servono i letti gemelli. E chi me lo chiede generalmente è chi molto giovane. Allora, andando avanti con l'età, i 2 letti gemelli sono per quella coppia che magari ha esigenze diverse, lei vuole leggere e lui vuole riposare, oppure semplicemente hanno degli orari differenti nelle ore di sonno, c'è chi si addormenta prima, c'è chi si addormenta dopo. Avendo la possibilità di 2 letti così separati, i problemi non sussistono. Prima della camera da letto, guardate, la chiusura in questo caso è di 2 porte scorrevoli a scomparsa, fatti a pannelli. Prima di questa chiusura trovate invece l'armadio, che è illuminato, quando io lo apro si illumina, e ha doppi battenti, e sotto ancora una piccola scarpiera dove poter utilizzare, piccola però, dove poter mettere ulteriori oggetti. Tra l'altro è riscaldato, quindi tornate a pensare, in inverno magari potete mettere le scarpe lì, da trovare delle belle calde quando dovete usarle. In mezzo c'è la colonna con sotto un cassetto e poi questo bel frigo 150 litri che vale lo stesso discorso sopra, cioè nel veicolo visto in precedenza. Trovate un mare di piccoli oggetti e di cassetti da poter vivere la caravan, già con i divisori, tutti i cassetti sono silenziati nella chiusura, dove poter posizionare oggetti della cucina. È un cestello molto comodo, estraibile per le spezie, per le bottiglie, più una parte sotto in cucina. Questi sono veramente geniali, qui si mettono tazze, tazzine, tazzette, tazzettine, cioè piccoli oggetti della cucina, e sopra invece i vari pentole, pentolini, piatti. Insomma, è più tradizionale, come vedete, come marchio, ma anche stessa nella finitura esterna, nella linea esterna del carro. Ce n'è un'altra, in particolar modo questa, che mi piace molto, e poi vi farò vedere invece una dedicata proprio alla famiglia. Restiamo sempre in tema di coppia viziata, chiamiamola così. Qui siamo nell'elegantona, insomma sì, ma anche in quella che di spazi ne ha veramente tanto. Si chiama Tendenza 650 SFD.
Il prezzo è 35.000 euro, siamo in 8,64 m di caravan, pesa 2.000 kg, quindi è un doppio assale, telaio Alco, stabilizzatore HS, ruotino di appoggio per indicatore di carico, sportello servizio della frenata, riscaldamento Combi 6, iNet, iNet box per il controllo del riscaldamento, serbatoio delle acque da 45 litri e serbatoio delle acque mobili di scarico, sensore allarmi fumi e il frigorifero da 150 litri, più il fornello a tre fuochi con dispositivo di sicurezza. Allora, vediamo un po' e saliamo a bordo e vi faccio capire subito. Intanto nella porta d'ingresso c'è già una finitura particolare di attenzione come finestra con lo scurino e una porta pattumiera sotto in basso. Come salite a bordo? E a bordo è come stare tanto. Guardate, allora, qui c'è un living enorme. E qui 9 persone ci mangiano tranquillamente. Un tavolo estremamente comodo centrale. Scompaiono i vari lampadari appesi in luogo di plafoniere molto più pratiche e molto più comode nel viaggiare. E poi invece a seguire trovate la cucina. Allora, qui siamo in cucina domestica. C'è un tre fuochi estremamente comodo con il pannello, con il piano cottura che è chiuso da un vetro temprato. Poi c'è un lavello con un poggia spugna o un carovaccio o comunque un piccolo piano d'appoggio con il suo miscelatore estraibile. Poi invece sotto trovate cassetti a più a gogo, chi più ne ha i cassetti. Sotto il piano cottura trovate questo bellissimo forno con della Detfort, ovviamente con tutte le funzionalità, piano cottura con pizzo elettrico incorporato e un ulteriore bagno sotto. Di fronte al piano cottura c'è una Twin Tower, praticamente una delle Twin Tower, un enorme gigantesco frigorifero con freezer, sempre quel sistema che vi permette di togliere la parte sotto e di farla diventare un ghiacciolino per la vostra frigo da portare in spiaggia. C'è una vetrinetta all'ingresso invece che è quella che serve per posizionare piccoli, piacciono sempre molto alle nonne mettere qualche regalo, qualche omaggio che è stato comperato da qualche viaggio particolare. Poi la zona giorno si divide dalla zona notte con una tenda plissettata. La zona notte è molto particolare perché non segue abitualmente, guardate, io potrei fotografarla così, potrebbe essere tranquillamente la camera di un albergo. Il letto non è nel senso di marcia, ma è trasversale ed è questo. Ci si passa attorno. La comodità di questo letto permette a tutti e due i coniugi di poter scendere senza dover scavalcare l'altro e di poter scendere, come vedete, andando e raggiungendo, a parte i due armadi che trovate accanto, molto con tutti i ripiani e la possibilità di togliere il ripiano e utilizzarle armadio per capi appesi. Ma soprattutto passando attorno al letto, che vi ricordo essere di dimensioni casalinghe, guardate sulla presenza, si arriva nella stanza da bagno, nella sala da bagno. E la sala da bagno ha la sua doccia con proprio una cabina doccia attrezzata con la parete, con una sua anta di plexi di chiusura e un bagno come a casa. La dimensione è quella proprio di casalingo. Il bagno si divide con una porta scorrevole di grande dimensione che permette di avere un accesso molto comodo. Di fronte c'è un lavello. Allora, questo lavello è qui. Avete visto la grandezza e l'ampiezza degli ambienti. Ogni tanto uno si fa una domanda: ma perché così piccolino il lavello? Perché veramente è un lavello che uno vorrebbe avere magari in maggiori dimensioni, no? Diciamola così. E poi invece sopra trovate, molto comodi, tutta una serie di ripiani, non solo il classico armadietto dove mettere le cianfrusaglie del bagno, veramente ce n'è una marea. E poi davanti al letto invece avete una bellissima finestra che è quella che dà luminosità maggiore all'ambiente. Il ricircolo è anche garantito da, guardate sopra, un oblò maxi per il ricircolo. Insomma, questa è un po' per chi ha bisogno, vuole, desidera lo spazio, la comodità. Insomma, la camera da letto è veramente bella. Io potrei anche pensare che sotto
al letto c'è un sacco di spazio, come vedete, ispezionabile dall'interno della caravan, che vi permette di poter mettere il cambio stagione, per esempio. In questo caso il letto è estremamente comodo da chiudere e non, diciamo così, non da fare il forzuto come nelle precedenti caravan. Dunque c'era invece una versione da famiglia, e poi lasciamo lo stand Fend per dirigerci agli altri stand. Io vi faccio fare il giro in questo momento perimetrale di questo padiglione 3 e poi andiamo invece a quello che è un po' il cuore del padiglione. Allora, ce n'era, eccola qua. Intanto vi devo dare qualche parametro giusto. Questa che andiamo a vedere è un po' la piccolina, così vedete, adesso avete visto una grande da coppia, quindi più di 8 metri di caravan. Ora invece andiamo a finire in una dedicata alla coppia, ma piccinina, perché siamo a 6 metri. 21.500 euro circa, 1.500 kg di traino, comunque è sempre il suo stabilizzatore, ruotino, sportello, riscaldamento con 4, insomma la dotazione di base c'è in abbondanza. E un frigorifero ben 133 litri, manco piccolo. La disposizione però di questa è proprio dedicata alla coppia. Allora, se io salgo a bordo, e lo vedete esattamente qui, la prima cosa che trovate è la dinette, 4 persone comode, senza, in tutta la loro onestà, e una cucina estremamente comoda. Guardate, questa soluzione, se la vedete così, è estremamente comoda, perché ti dà la cucina di qua e il piano d'appoggio qua del tavolo. È paradossale, ma io posso lavorare in cucina utilizzando il tavolo anche come piano d'appoggio, quindi la trovo molto comoda, molto logica, ecco, molto razionale. A seguire c'è, nella parte invece della metà della caravan, un grande, enorme, gigantesco letto trasversale, molto comodo sia perché ha doghe e sia perché ha doghe. E sotto al letto, ovviamente, che vi devo dire, ve lo faccio vedere, ha un gavone. In questo momento, ecco perché è così, perché c'ha un materassone gigantesco e molto pesante. Io devo reggere con l'altro, ecco qua. Ci siamo, doghe e sotto l'enorme gigantesco gavone con il suo serbatoio dell'acqua. Il letto, ve lo torno a ripetere, cioè, ci avrei già voglia di pensarmi sopra solo per lo spessore e la comodità di questo materasso. Poi c'è invece il bagno, con un antibagno con lavello subito sulla destra, e a seguire, con la doccia separata, trovate il bagno. Bagno che è accessoriato con, guardate, con una serie di piccoli ripiani molto comodi, e il suo bel, vediamola di qua, eccolo qua, il suo bel vano piatto doccia e bagno e WC. Ora veniamo fuori, questa quindi era proprio la piccinina, e poi, come dire, il giorno e la notte rispetto prima, però è sempre dedicata alla coppia. Si chiama Fend Bianco Active 390 FHS e ha ben 12 anni di garanzia, come vedete sopra, per le infiltrazioni d'acqua. Dunque, ce n'era una dedicata un po' alla famiglia che volevo farvi vedere, se riesco a trovarla. Eccola lì, perfetto. Allora, prima vi ho fatto vedere una classica disposizione da famiglia, e anche questa riprende la disposizione vera, come dire, da famiglia, però ha alcune particolarità che sono differenti rispetto a quella precedente. Allora, intanto si chiama Fend Bianco Selection 550 SKM, 7,74 m di lunghezza totale, parliamo di 1700 kg, quindi una massa piuttosto considerevole, e una dotazione altrettanto quotata, perché sono 150 litri di frigorifero, un boiler con miscelatore, serbatoio di acqua potabile a 25 litri, stabilizzatore HS 3004 e il telaio Alco alleggerito totalmente zincato. Allora, salendo a bordo, e ve la faccio vedere come se stessimo salendo, eccoci qui, la disposizione lei offre in primis sulla sinistra il letto a castello, con due armadi molto comodi perché sono ideali per metterci le magliette e le calze, vedete che sono pieni di ripiani. La zona è possibile separarla con una parete a soffietto, un bel living comodo perché è ideale per 4 persone,
una cucina con tutta una serie di cassetti. Guardate i dettagli solo di fare l'apertura, eccolo qua, di fare l'apertura di questo cassetto come gli altri, così grande che io posso metterci il canovaccio, posso anche mettercene due o tre di stracci da utilizzare in cucina. E poi un cestello estraibile per poter mettere bottiglie, vasi, vasetti. Sopra invece trovate una serie di pensili comodissimi per poter posizionare, vi ricordo di posizionare in alto materiale leggero quando si viaggia nella caravan e materiale pesante invece sotto. Ulteriori pensili sopra la dinette, un po' più piccini rispetto a quelli della cucina, ma ce ne sono ben tre, più le mensole di contenimento con il bordo, così che la roba non cada mentre si viaggia. A seguire c'è la camera da letto con un terzo armadio grande per i capi appesi e la zona della camera da letto che voi vedete che è particolarmente generosa negli spazi. Vediamo qua, eccola qua, la luce. Questo invece è il bagno esterno che ripropone sempre la parte attrezzata dello schienale, bagno, quindi WC e piatto doccia. La camera da letto perché mi piace molto? Perché ha tutta quella parte esterna dietro comoda per poter posizionare la roba della notte, dai fazzoletti di carta, al tablet, al PC, al telefonino, più tutto un sacco di mensole sopra in alto e ancora una serie di stipetti per poter ripiegare i cambi della notte o ulteriori indumenti. Sopra al bagno trovate, quindi al bagno inteso come lavello del bagno, trovate invece la specchiera attrezzata che ha una sensazione di solidità non da poco, con ben due cerniere sopra e un fine corsa per evitare che questa vada a sbattere contro l'antina della porta del bagno. In mezzo il quarto armadio, ed ecco perché vi dico questa mi piaceva molto, e qualche differenza rispetto alle altre c'è, è la capacità di stivaggio, ne ha ben quattro di armadi, molto generosi. Non vi ho fatto vedere il frigorifero, ma ve l'avevo scritto inizialmente, ed eccolo qua, è un suo bel 133 litri con freezer, con cella freezer separato, sviluppato in altezza e non in larghezza, ed è la nuova moda che c'è da qualche anno per poter avere maggiore spazio a bordo dei veicoli e soprattutto una maggiore razionalità, se non altro per esempio del piano cottura che è molto più lungo, trova spazio per poter posizionare anche pentole e materiale in mezzo. Ora proseguiamo invece la nostra maratona, lasciamo lo stand Fend, vi porto, usciamo di qua così. Proseguiamo la parte del bordo e entriamo invece nello stand Citroën. Guardate, Citroën ci ha abituato ormai da qualche anno, almeno da un paio di anni, a dirci con dei van particolarmente carini o furgoni allestiti. Insomma, no, ti devo salutare. Grazie. No, sto cercando un po' di gente che dei gruppi, siccome tu sei la persona più importante del primo, la persona più importante, no. Sono contentissima. Allora, intanto se vuoi passa nel mio stand, padiglione 2, K049, tra un'oretta io sono lì, quindi fai goditi la tua fiera, posa se vuoi posarti da roba e ti do un omaggio. Grazie, allora aspetta, padiglione 2. Il 2 di là, sono da fronte all'Abruzzo. Di fronte all'Abruzzo, sì, padiglione 2, poi hai detto K049, aspetta che cambia l'Abruzzo, ok, mi vedi perché sono qui, ok, c'è un omaggio per te. Grazie Cristian, fai la brava, goditi la fiera, grazie, sì, grazie. Allora veniamo a voi, si chiama The Citroenist, è 1919, guardatelo a bordo. E come dire, la sua particolarità è di avere il binario centrale per poter caricare la bici e ve lo vedete anche il contrario, guardate, ve lo faccio vedere di qua, più una serie di allestimenti, vedete, laterali che sono la parte della cucina con i vari pensili sotto e li trovate qua, trovate ancora siccome è l'estito posto, trovate tutto il quadro strumenti e un bagno di legno e un armadio di legno, scusate. Sopra invece c'è il letto con, e lo vedete anche questa, una zona luce estremamente comoda rispetto agli altri, vedete che è tutta zanzariera, quindi è molto molto luminoso. E poi ci sono invece gli allestimenti che sono veramente molto belli, dei sedili con i tavolini estraibili. Vediamo a vederlo dietro, allora eccolo qua.
questo sistema geniale di due bici da poter caricare, e così non ho il carico standard. Doppia porta, lo vedete anche da questo lato, e questa livrea che ve lo devo dire, è molto carina, molto scenografica, e vedete anche il tetto che ha quell'enorme apertura con zanzariera che dà una luminosità non indifferente. Qui troviamo qualche descrizione, si chiama The Citroenist Concept, quindi parliamo di un concept. La collaborazione è con Poslo, D'Angel e Martone, motore turbo diesel 150 cavalli, cruise control, climatizzatore automatico, una dotazione di Citroen come Citroen Connect Nav. L'allestimento interno sono sedili di guida Captain Chair con piastri girevoli, tetto rialzabile, mobiletto multimediale, schermo TV a scomparsa, trasmissione integrale 4x4 D'Angel, sospensioni rialzate, protezione sottoscorta. Quindi guardatevi solo già cerchioni e passivo. È un concept, direi, di tutto suo, che non passa inosservato, ecco. Ma d'altronde il Citroen ci ha già abituato a questi tipi di giochi e di giochi di colore e anche di particolarità. Allora, torniamo, restiamo sempre nel gruppo. Sapete che il binomio è Citroën, Peugeot Citroën e Talbot, una volta c'era, ora è Peugeot Citroën. Lui ha il suo gemellino che è Clubber, che è invece molto più tradizionale rispetto a quel concept che ha visto, ma ce n'è una che mi piace in modo particolare, volevo farvi vedere. Si chiama Rifter ed eccola qua. Ovviamente anche questa trazione 4x4 Rifter, Peugeot. Allora, vediamo un po' di capire un po' meglio. Anche lui è un concept. La collaborazione è D'Angel e Overland, turbo diesel, 130 cavalli, parliamo tra le dotazioni che forse ci interessano di più, nella trasformazione 4x4 abbiamo, è un D'Angel con giunto viscoso e tre modalità, 2 RM solo trazione anteriore, 4 RM coppia ruote posteriori con caso di perdita di motricità. Il lock invece è la trazione integrale e blocco del differenziale posteriore. Mountain bike elettrica Peugeot EM02 con batteria integrata nel telaio, e trekking bike elettrica Peugeot TO1 con batteria integrata anch'essa nel telaio. Ora spostiamoci da Peugeot e andiamo invece a scoprire un marchio che ve ne avevo già parlato in qualche mese fa, si chiama Tourneur, è un van, è un marchio nuovo che produce van con una serie di particolarità e di attenzione al dettaglio. Vediamo bene. Intanto lo possiamo già leggere assieme. Questo che vedete nell'ingresso è un cuscino, è un sistema di apertura dove garantisce il quinto posto nella dimensione, tanto per darvi qualche informazione maggiore. Il piano cottura, anche questo è estraibile e quindi mi garantisce maggiore possibilità di lavorare in cucina. Salgo a bordo c'è finalmente i due sedili qua, hanno una conformazione corretta dell'interno, pratica e comoda. Poi davanti invece avete la classica disposizione con due sedili girevoli, un bellissimo oblò panoramico, e poi invece a seguire c'è qualche concetto di razionalità e anche insomma di cose fatte bene. Allora seguitemi e vediamo subito. Qui c'è una cucina che ha il frigorifero in alto, perché è molto più pratico da poter prenderlo rispetto al frigorifero basso, un po' come quello di casa. E in basso invece troviamo l'armadio con i capi appesi, oppure posso metterci dei ripiani, vedete che ci sono questi gancetti che sono i ripiani per trasformarlo in armadio con ripiani. Ah, di fronte c'è il bagno, siccome siamo in un van e la zona sempre del corridoio è sempre critica per aprire le porte, questa è scorrevole. Doccia che ha finalmente una dimensione razionale e, come dire, ben squadrata nel bagno, e una serie di questi che sono appendi abiti, appendi asciugamani, più un'asta ulteriore per poter posizionare magari della roba da asciugare, e un maxi, perché chiamarlo oblò sarebbe troppo riduttivo, un maxi oblò per la reazione. In seguito, in fondo invece, trovate il letto matrimoniale che ha le due soluzioni ribaltabili, questo perché vi permette per esempio di poter avere solo una parte di letto da una piazza per esempio, e utilizzare l'altra metà invece per poter caricare in tutta altezza del veicolo, oppure tutte e due tirate giù con il piano di carico sotto. Vediamo e proseguiamo.
volete sapere qualche caratteristica in più di Tournai? Beh, vediamo se c'è da qualche parte. Intanto io vi dico subito che si chiama Tournai Dream 4 System. La porta di accesso genera un accesso di 74 cm, ma il veicolo è un 6 metri, 5,99 classico del Ducato come disposizione. Sempre lo stesso 5,99 e anche il suo gemello con la colorazione livrea nera. Si chiama Tournai. Molto carini sono, guardate, alcune finiture. Questa per esempio è sempre su Peugeot e vedete che ha questo, in gergo si chiama paramucche, ma non è così, in realtà è un'appendice esterna che insomma dà un po' di grinta al frontale di questo veicolo. Non ho ancora finito, venga pure. Ti vedo sempre su YouTube. Ma figurati, ci mancherebbe. Sono in diretta, quindi no, quindi. Faccio la maratona come Vintana. Allora, proseguiamo e lasciamo Peugeot Citroën e siamo nel re dei camper. Perché sappiamo che l'85%, se non ricordo male, delle basi del Ducato, delle basi dei camper sono Ducato. Questo è lo stand Fiat, vi danno una serie di informazioni. Buongiorno, salutiamo, buongiorno. Che cos'è questa tecnologia vincente? Così lo spieghiamo. Questo è un concorso che facciamo ogni anno. Ok. Uno viene qua, deve compilare verso la cartolina, deve darmi delle cose. Nome, cognome, email, registrazione casuale e poi ci vuole partecipare. Posso tornare quando finisco di fare la diretta, così lascio l'orco? Grazie. Tra le informazioni trovate invece tutto quello che vi serve di sapere della rete di assistenza e di punti vendita e quello che riguarda la manutenzione, soprattutto di Ducato. Ormai ci ha abituato da anni Fiat a darci questa immagine del Ducato doppia cabina collegata dalla parte centrale del telaio. Seguiamo invece il perimetro di questo padiglione 4, di questo padiglione 3 e arriviamo invece in casa Malibu. Malibu è una firma, allora tanti anni fa Auto Bianchi era una firma Lancia. E rendeva bene l'idea, no? Perché uno capiva che Auto Bianchi era all'interno del marchio Lancia con tutte le prerogative del marchio Lancia, l'eleganza, l'innovazione, eccetera. Malibu è un marchio Cartago, quindi, come dire, capiamo che il livello qualitativo è elevato. Producono solo esclusivamente van. Ce n'è uno in particolar modo che manca, che ve lo devo dire, mi ha subito colpito. Ve lo faccio vedere immediatamente, si chiama Charmin GT600 DB, Malibu Van. La colorazione vitrea esterna è un rosso cardinale, il suo prezzo è 50.680 euro, 3.300 kg, peso massimo consentito, ovviamente in condizioni massa sono 2.700 kg, ha la classica disposizione del van che conosciamo tutti. C'è però una cosa che è, come dire, che è differenza dagli altri, che sono una serie di punti come gli oblò grandi panoramici, la larghezza esterna di soli 2,05 m, una sensazione di spazio alla guida completamente nuova perché non ci sono dei pensili in alto e già lo vedete dove c'è la signora là sopra, con una parte panoramica del tetto, il bagno flessibile brevettato 3 in 1 con il massimo comfort, Malibu branding cromato e l'illuminazione in diretta nella zona d'ingresso e poi la cucina comfort con una serie di attrezzature e di accorgimenti dedicati proprio alla qualità della vita a bordo. Questi sono già i parametri di base differenti rispetto agli altri, ma andiamo un po' a vederlo. Allora, intanto se io sollevo, guardate semplicemente le doghe dove si dorme, la qualità del letto posteriore, e tanto per darvi qualche parola. Letto che si ribalta ovviamente in mezzo per ottenere il passaggio completo e per ottenere maggiore capacità di carico. Già da qua potete capire come è attrezzata la zona notte in alto, ci sono pensili da tutte le parti perché la parte imperiale sopra il letto è circondata da pensili. Il veicolo è un 2003, 160 cavalli e un Euro 6. Dalla parte laterale posteriore c'è soltanto la finestra della cucina, non c'è quella del bagno perché c'è un maxi oblò, questa che vedete è l'apertura dello scarico delle acque e questa invece è la presa della corrente elettrica. Questa invece è la parte relativa alla truma, cioè la presa di truma esterna.
andiamo a vederlo un po' dentro all'interno, così ve lo faccio vedere, ma credo che sicuramente c'è da attendere, quindi a questo punto io ve lo descrivo da qua soli e poi dopo ci entriamo appena che si libera. Allora, da fuori, come vedete, tutta la parte del letto posteriore è completamente circondata da pensili di stivaggio. Il frigorifero è posizionato in alto e non è posizionato in basso, quindi tutto a vantaggio della facilità di accesso a bordo. Ora ve lo faccio vedere bene. Allora, intanto vedete nella zona guida, dove sono in questo momento, c'è un maxi oblò panoramico e tutta una serie di pensili che tagliano proprio la cucina, vedete? La zona giorno e la zona living. Un tavolo sdoppiabile, sì, è più piccolo rispetto a qualche van, però è sdoppiabile, quindi dà la maggiore capacità di appoggio. La cucina, con questi che ci hanno mai abituato da diversi anni ad avere un concetto di qualità, questo è il lavello diviso in due, questo è il piano che io posso lavorare sopra perché è fatto non è fatto in legno ma è fatto in materiale come se fosse un tagliere, che diventa la copertura del lavello, oppure se io la incastro qua diventa un ulteriore piano d'appoggio. Queste sono un po' le differenze di qualità di vita a bordo. Guardate solo il cassetto, il portaposate già suddiviso in legno e quando tocco non sbatte, non fa rumore perché ci sono dei gommini che vedete qua, eccoli qua, che silenziano la chiusura del vano senza esserci il classico rumore tac per intenderci. Pensili di chiusura in alto, frigorifero che vi ho fatto vedere in alto e armadio. E l'armadio ha questa soluzione geniale. Oh, eccoci qua, scusate. Di poter, innanzitutto in questo momento è scollegata ma qui c'è la luce per poter illuminarlo, di poter decidere di avere o piani di appoggio oppure il vano farlo diventare come capo appeso. Veniamo a vedere invece il bagno, che è l'altra qualità. La porta d'accesso scorre, non va in mezzo al piano di passaggio, lo vedete? Non ostruisce. E il bagno è l'altra genialata di questo veicolo, perché diventa così tutta doccia, oppure qua sotto, a scomparsa, trovate il lavello. Questo lavello scorre con una maniglia, si sblocca, si tira in questa direzione così e qua il water compare. Se il water scompare qua, io ottengo tutta la mia cabina doccia, perché apro le antine in questi termini da una parte e dall'altra diventa tutta la cabina doccia. Questa c'è la descrizione propria e vera e propria del meccanismo. Nella parte notte invece trovate sopra tutta la pensileria che vi ho fatto vedere prima da fuori, con vani chiusi e vani aperti e una serie di punti luce per la zona notte, più una serie di piccoli vani portaoggetti comodi per metterci il cellulare, occhiali, insomma tutta l'attrezzeria per la notte. Si chiama, come ho detto prima, Malibu Van Charmin GT ed è un 6 metri di lunghezza. Invece, rimanendo sempre in camera, in casa in camera Malibu, trovate, voglio farvelo vedere, il più piccinino di Malibu ed è un 5 m40. Eccolo qua. Allora, si chiama 540 DB, 5 m41 per 2,05 m. Di larghezza, per appena 2,59 m di altezza, e ve lo faccio vedere subito. È piccinino perché è lui, è tutto il letto comodo perché è basso rispetto agli altri, anche questa è la stessa disposizione che si apre, si solleva per poter avere pieno di carico, ma pur essendo appena un 5,40 m, quindi saliamo nella tradizione, intanto vi dico che costa 48.600 euro. Siamo su un Ducato, è possibile averlo con la motorizzazione più piccola da 140 oppure 160 cavalli. Si arriva fino a costare 57.000 euro con un pacchetto, con una serie di accessori, il motore più potente, il colore esterno, metallizzato, la colorazione differente, il pacchetto telaio. Allora, guardate solo salendo a bordo già l'illuminazione che trovate diffusa. Parliamo di un 5,40 m, quindi veramente piccolino, ciò nonostante ha una cucina come prima, sempre dividibile in due, di cui una parte è diventato il tagliere. Un frigorifero sotto, tre cassetti estraibili, silenziati,
e qua il lavello con il bagno. Il bagno anche lui ha lo stesso principio dell'altro, cioè il water scompare, ma il lavello è qua a ribalta. Scomparendo il water risulta essere utilizzabile il lavello. Il lavello tirato su, water spostato, diventa tutta la doccia. Quindi pur essendo appena in 5,40 m, capite che siamo su un veicolo con delle soluzioni molto carine. Tradizionale invece la parte della cabina e ovviamente il suo bel ripiano sopra, che ormai è abituato, siamo abituati in quasi tutti i van a trovare, a volte aperto, a volte chiuso. In più, l'altra particolarità è il doppio, piccolo doppio pavimento, perché ha una serie di botole di spezzante che sono qua sotto il tavolo. Comode per metterci le scarpe, per esempio. 5,40 m, un veloce velino piccinino con una serie di accorgimenti e di qualità tali per rendere meglio vivibile l'ambiente a bordo. Ora, veniamo invece, proseguiamo il parimetro e entriamo un po' più nel vivo. Qui siamo in casa Pilot. Sapete che vi ho già portato in casa Pilot alla premiere. Buongiorno, siamo in diretta. Lei è Vera? Buongiorno. Lei vi dà il benvenuto quando verrete qua in casa Pilot. Lui invece non c'è. No, lui non esiste, lui è una persona che è un'entità. Senti Vera, dimmi che cosa vogliamo far vedere in primis, anche se non vengono, cioè tu, vediamola così, loro vengono, non possono andare via, non possono andare via senza aver visto un modello. Ok, di sicuro il Galaxy nuovo, il motorhome, sì, che è il 720, sì, che c'è proprio una pianta diversa. Sì. Altrimenti abbiamo il P696D, che è molto bello, soprattutto chi fa sport, per chi ha, diciamo, il vano contenitore all'interno dell'armadio, sì, che si collega direttamente col garage, quindi fino a 120 centimetri, fino a 120 centimetri di altezza è tutto utilizzabile. Allora andiamo a vederle subito. Lei Vera la trovate qua? La trovate tutti i giorni? Tutti i giorni lei è qua. E poi anche lui non è male, la Road. Ah, ecco la Road. È un allestimento su che facendo qui, che sta facendo qui il dottor, sì, anche quando su Fiat, ultimamente anche su Volkswagen. È molto interessante. Ok, allora andiamo a farci il giro. Vera, noi ci vediamo qui dopo. Ciao. Grazie. Allora, vediamo intanto l'elegantone, il più grande. Allora, si chiama GT720, costa 75.700 euro. Parliamo di un'altezza di 2,85 m, lungo 7,24 m. Letto posteriore nautico e servizio in centro e dinette anteriore. Diamo qualche parametro in più. Allora, intanto vi dico che ci sono pacchetto energia come pannello solare e batteria ausiliaria, che hanno uno sconto qui in fiera, un pacchetto comfort che prevede luce, la porta di cellula con la luce con gradino, l'oscurante in cabina e la moquette in cabina. 160 cavalli e tra le cose che potrebbero interessarsi maggiormente sono 100 serbatoio delle acque da 100 e se, allora, 160 litri di frigorifero, quindi enorme, cappa aspirante, e 130 litri di acqua, serbatoio delle acque. Allora saliamo a bordo. Beh, la dinette è la classica dinette che ci ha ormai abituato nell'ultima produzione di Pilot di face to face, perché ci si siede e ci si può sedere faccia to faccia, quindi vedersi proprio di fronte in maniera conviviale, più le due davanti classici della cabina di guida girevole, matrimoniale sopra, abbassabile sopra la dinette, dove si ha un numero per matrimoniale di 160x190. Quello che mi piace di questo, e forse è vera, la perfettamente ragione, è l'abitabilità. Cioè io salgo e ho tutto lo spazio qua, guardate, giro senza dover avere passare passaggi stretti, senza avere spigoli, armadi, cucine che sono in taglio. No, c'è tutto un bellissimo passaggio. Molto largo e molto ampio tra la zona dinette e la zona cucina. Zona cucina che ha un piano di cottura bello al piatto ed è lo stesso finitura che si ha anche nello schienale qua. Qui c'è due fuochi ben dimensionati e il lavello altrettanto ben dimensionato, più un piano d'appoggio. Ci sono una serie di cassetti sotto che aprono e che sono tutti chiuse con la chiusura silenziata, ed eccoli qua, uno e due.
Di fronte alla cucina invece trovate il frigo. Quel bel frigo che vi ho detto prima nell'iscrizione. E poi invece a seguire c'è la zona notte. Zona notte ben attrezzata, dove c'è il letto, perché troviamo prese USB sia a destra che a sinistra, due armadi più una serie di pensili sopra. E poi anteposto alla zona notte invece c'è il bagno, che è diviso da una porta divisoria che permette avere il locale bagno, che diventa esattamente, guardate, con la doccia un unico passaggio, e quindi la possibilità di trasformarlo, addirittura si chiude con la chiusura della zona notte, lo faccio diventare una vera e propria cabina. Cioè, pensate, io di qua posso fare la doccia e sono in questa parte, qui in mezzo posso cambiarmi, fare usare il bagno, tutti gli effetti, non disturbo chi sta né in camera da letto in questa parte e né tantomeno in cucina, perché ho la porta che divide la parte della cucina di lì dove ci sono i due signori. Passiamo da questa parte, vada pure signora, e c'è un'altra particolarità che mi piace vedere con voi, che sono questo. Doppio pavimento attrezzato e ispezionabile, ci sono botole, ce ne sono un paio, utili sia per caricare e sia per posizionare al meglio il vostro materiale da poter portare, insomma, in vacanza. Proseguiamo, così faccio entrare la signora ed esco io. Grazie signora. Ricordatevi, si chiama G720 Pilot Sensation, parte da 75.700 euro. Allora, Vera ci ha detto di andare a vedere il P696 Essentiel. Allora, la particolarità a quanto pare è il vano di carico del bagno, dell'armadio comunicante con il garage. Si chiama Essentiel P696D, costa 55.700 euro, parliamo di 6,99 m, un'altezza di 2,85 m, siamo in casa Fiat per quanto riguarda la motorizzazione, un frigorifero da ben 160 litri, una serie di optional come il crash sensor truma, il rivestimento della vetroresina in vetroresina della sottoscocca, le luci di circolazione diurne, paraurti anteriori nel colore della carrozzeria, troviamo ancora gli appendiabiti, portasalviette, portarotole in bagno, prese USB sparse come se non ci fossero domani, in ovunque, motore 140 cavalli Ducato, camera con retrocamera, radio e DAB e autoradio con lo schermo a 7 pollici. Saliamo a bordo? Saliamo a bordo e vi porto subito a scoprirlo. Allora, intanto la porta d'accesso ha la sua finestra con lo scuro e un porta documenti nel portone centrale, e dimensionata di una larghezza maggiore rispetto a quelli che abitualmente siamo abituati a vedere. E qui c'è la tanta roba, perché c'è una dinette con face to face, dove si mangiano 1, 2, 3, 4 persone, si trovano da una parte e 1, 2 dall'altra, e facciamo 6 più i due davanti, diventano 8. Cioè, c'è un tavolo che si apre a libro, così permette il passaggio dalla zona notte, dalla zona cucina alla cabina, molto facile, e quando si apre a libro diventa veramente molto grande. Il corpo centrale è il frigorifero con freezer da una parte, e invece dall'altra troviamo la cucina. Allora, lo spazio che c'è qua è veramente enorme. Sopra c'è un matrimoniale 2 metri per 160, quindi molto grande, e una cucina molto molto comoda, perché ha tre fuochi ben dimensionati, un lavello molto grande nelle dimensioni con un piano d'appoggio ancora interno e un piano esterno d'appoggio. Tutti i pensili, i cassetti sono con chiusure silenziate, sia da una parte che dall'altra. Poi troviamo il bagno, e qui ragazzi il bagno è con un gradino d'accesso molto molto grande, con perché siamo in una stanza da bagno, dettagli come porta in carta igienica chiusa in un'altra, con la fessura qua per poter mettere la carta igienica che esce, una serie di stivetti e di armadietti per poter stipare tutto il necessario, e una doccia finalmente, come si dice a casa, un box doccia bello grande, comodo, razionale negli spazi, con la predisposizione anche per la seconda piletta.
Pera ci diceva che la particolarità è che qui abbiamo un piano molto grande, perché questo è un armadio, è una cabina armadio a tutti gli effetti, ma soprattutto dall'altra parte invece ho i cassetti, e quei cassetti sono proprio come casa, estraibili. Vera ci diceva che invece qua sotto io vanno di carico che comunicante con il garage, e questo è tanta roba. Ma al di là dello sportivo, pensate semplicemente quando dovete prendere della roba se vuoi uscire, oppure facciamo questo, è inverno e io decido di non entrare dalla porta d'ingresso del camper abituale perché non voglio fare entrare freddo in maniera eccessiva, e allora utilizzo questa come doppio ingresso, cioè di qua passo, me ne vado così può vedere bene, di qua passo ed esco direttamente dal garage. Allora in questo modo io non faccio entrare il freddo dalla porta d'ingresso del camper, ma utilizzo il garage come doppio ingresso ed esco in questi termini. Si chiama Pilot P696D Essentiel e ha un prezzo di accesso di 55.700 euro. Allora andiamo a vedere invece. Dunque, io qua avevo una fanciulla, ma non la vedo ancora più. Buongiorno, buongiorno. Andiamo a vedere invece il Renault, perché Vera ci ha detto di vedere questo Renault. Buongiorno, Vera. Allora, a quanto pare il Renault ha il portabici esterno montato sul gancio traino, che è quello ribaltabile. Ci diceva che è possibile poi montarlo anche, cioè, anche su altri veicoli. Parliamo del, si chiama Trek 5, è un prototipo per ora. Per cui lo vedremo anche su altri veicoli. Motore 2000 DCI 120 cavalli, possiamo averli anche da 145-170 cavalli. Sono 4 posti letto e 5 posti viaggiando, e appena lungo 4,99 m ed appena alto 2 metri. Vediamo un po' nello specifico. Letto matrimoniale sopra soffitto con 3 aperture. Poi trovate, e così lo vedete bene mentre è vero. Il ribaltabile sotto, infatti è un po' più alto. No, aspetti, faccio io, faccio questo qui, lo si mette senza letto per dormire, poi semplicemente sì. Cada una volta, questo diventa il letto. E adesso andiamo a vedere. Avete visto il meccanismo, e questo è il letto matrimoniale con sotto la cassapanca, tutta la parte di modulo, ecco. Lei per salire sopra è salita sulla sedia, sulla poltrona per prenderci, e là invece avete la zona cucina dell'angolo. Da questa parte invece trovate una serie di pensili nascosti, e questo invece ha ulteriormente vantaggio di avere un ulteriore piano di carico qua sotto. Quindi il meccanismo, visto che lei ci ha messo niente, guardate, fa così, tira sullo schienale e ribalta la seduta, quindi non c'è bisogno di estrema fatica. Si chiama Trek 5 e lo vedremo anche, come ci ha spiegato Vera, su ulteriori basi. Ah, qualcuno mi chiede anche il frigorifero è là sotto con la centralina elettronica di comando, dove ci sono anche le prese USB e un isotherm per chi volesse sapere il frigo. In più sotto al sedile di guida, sotto al sedile passeggero, ci sono 3 cestelle estraibili che sono tutto vantaggio del carico. Bene, lasciamo casa Pilot e andiamo invece vicino allo stand. Andiamo a spostarci. Io vi sto facendo fare il perimetro di questo stand 3. Oh, qui andiamo in casa Knaus, Tabber, Tab e Weisberg. Beh, vediamo, io non so esattamente se ci sia la buona Cristina Fustinoni o se sia sommersa di persone. Intanto io vi voglio far vedere già qualcosina di interessante, perché il qualcosina di interessante vuol dire che andiamo prima in casa Knaus. Allora, ve l'ho fatta già vedere altre volte, però mi piace perché ogni anno propongono delle varianti. Si chiama Sport e Fun Black Selection, è una caravan dedicata prettamente allo sportivo e alla coppia, magari coppia che può anche avere un bambino. Vi
consumibile costa 23.000 euro, la lunghezza è 6,25 m, pesa, la massa in ordine di marcia 1130 kg, ci sono una serie di accessori, dotazioni di serie, scusate, che sono la presa interna combi, corrente TV, il ruotino anteriore indicazione della massa sull'occhione, il rilevatore di fumo, portapacchi a scaletta, sportello di servizio anteriore sinistro, ma insomma ve lo faccio vedere bene a bordo perché merita la pena. Tra le altre cose, la Caravan ha questa particolarità di avere posteriormente l'accesso che è molto ampio, vedete che ha un portellone così. Vieni. Allora, ho bisogno di sapere questa informazione. Non ci posso stare io. Voglio dire, sapere questa informazione solo. Qui c'è una porta d'ingresso. Sì. Io posso caricare la moto direttamente. Sì. E posso anche ancorarla. Esattamente, c'è un kit che prevede i ganci. Va aumentata la capacità di carico. Perché sennò per poter trasportare. Si va fuori peso. Posso vedere. Tenete qua e trovate. Guardate. Questo è il vagone anteriore. E questa è la dinetta. Che hai? In più, sopra trovate, ecco qua, il lettino per il pupetto che vi dicevo prima. Di fronte alla dinetta, invece, c'è questa bellissima cucina attrezzata. Prima della cucina trovate il bagno con una porta generosa perché la parte sotto il bagno è estraibile e diventa il piatto doccia. È una Caravan dedicata al mondo dello sportivo, però a me piace molto per la sua razionalità dell'interno e perché dà la possibilità di poter essere sfruttata sia d'estate che d'inverno. Guardate solo il piano di carico, sia del bagno sia dell'armadio, e poi un gigantesco frigorifero all'alto. Allora, ora vi porto a vedere invece, visto che ho una serie di cosette che volevo farvi vedere sempre in casa Knaus, allora, eccola lì. Dunque, dentro a Knaus trovate anche Tab. Tab la trovate anche all'ingresso del padiglione ovest, ingresso ovest, ed è qua. Si chiama Tab 320, è piccinina perché lei è una delle più piccole Caravan in costruzione. Costa 11.050 euro, ha una lunghezza di 517, una massa in ordine di marcia di 655 kg, e soprattutto avete una serie di informazioni che sono, come dire, utili per chi sceglie questo tipo di caravan, perché sono persone che amano fare un campeggio in maniera molto easy, molto, molto anni 70, molto yuppie. Potrebbe andare bene, molto hippie, potrebbe, insomma, sono un po' quelle, non gli elegantoni, ma sono quelli che amano più l'essenzialità, ecco, vediamola così. E ve ne accorgete per un motivo molto pratico: quando salite a bordo trovate l'essenzialità del campeggio. Chiamateli hippie anni 70 o chiamateli yuppie anni 90, però insomma, guardate, lo spazio è in abbondanza. Il letto è un tre piazze, tirato giù col tavolo, trovate una serie di tasche, portaoggetti nella zona notte, una cucina con piano molto comodo, cassetti, un frigorifero sotto, un armadio, e poi ci sono delle particolarità come questa. Questo che voi vedete in teoria dovrebbe essere il puff, cioè il posto per sedersi, invece se io lo apro dentro posso metterci esattamente a porta a porti o utilizzarlo come contenitore. Insomma, c'è veramente un sacco di roba. E poi trovate ancora qua sopra tutta una serie di pensili per lo stivaggio.
Rimaniamo in casa Knaus per farvi vedere. Sono molto molto interessanti, mi piacciono i van di casa Knaus. E poi andiamo a vedere anche qualche rullottina. Allora, vi porto a vedere il van. Seguitemi. E poi andiamo a vedere la rullottina. Chi è che ha detto che durante la settimana a Parma c'è poca gente? Allora, questa mattina per me è stata è già iniziata con una visita medica che mi sono dovuto subito sparare, mi ha detto mi raccomando stia tranquillo, certo, sto camminando come un matto, ma va bene, avrò poi tempo stasera di riposare. Eccoci, arrivati. Allora, parliamo, piccolo, parliamo di 5,40 m, si chiama Boxstar 540 Road Italian Selection. Meccanica Fiat, check in lega pneumatici di serie, predisposizione per l'impianto solare satellitare, pendalino, gradino in internet, ingresso elettrico, stufa, trume, Inet e sistema di filtraggio dell'acqua, in più la retrocamera. Parliamo di 48.160 euro. Allora, se salgo a bordo ci sono delle differenze rispetto agli altri van, che sono cucina con ribalta per aumentare il piano d'appoggio, piccoli van e portaoggetti all'ingresso. Poi salendo invece troviamo il tavolo, che vedete che non ha la gamba perché in realtà è scorrevole come io desidero posizionarlo nella sua scorre, in modo tale da poter averlo più arretrato o più verso la cabina guida, perché così è più comodo anche per mangiare quando uno si siede nell'autoguida e gira il sedile. Poi sotto invece avete un doppio pavimento piccolo, un vano, diciamo che chiamarlo una piccola cassetta per scarpe, per esempio. Poi ci sono lateralmente invece le utenze ispezionabili direttamente da uno sportello con estrema facilità e praticità. Sopra in alto trovate ancora uno stivaggio sopra la cabina guida e poi pensili che ce ne sono a profusione. Guardate, per un 5,40 m appena quanti pensili trovate tra la cucina e la camera da letto. In più la parte della cucina ha sia una zona dove poter cucinare comoda, ma anche una base d'appoggio ulteriore, la vedete qua. In più nella parte dell'appoggio c'è ancora una stima apribile per poter posizionare i vani appesi. Poi veniamo invece nella parte del bagno ed eccolo. Allora, il bagno, devo dire che Knaus ci ha abituato da qualche anno a fare questi lavelli che sono molto belli al tatto, hanno una finitura superficiale di questa resina, di questo componente molto molto bella. Una doppia vaschetta, comoda per poter posizionare le robe da una parte e lo scarico dell'acqua, la doccia che è ovviamente oscurata dal sistema, ve lo faccio vedere sopra, della tenda scorrevole più il gancio d'appoggio. Posteriormente invece c'è il letto con doghe ovviamente sotto, e lo vedete qua, e sia la luce a pressione, guardate, sono queste, basta premere qua, eccoci qua, così, e sopra pensili da una parte, piccolo contenitore per poter posizionare la roba della notte a giorno, altri contenitori nei angoli, cellulari, occhiali, e pensili in questi termini. 5,40 m, con una serie di attenzioni, di chicche veramente che mi piaceva farvi vedere. Andiamo a vedere invece la caravan in casa Knaus, che cosa ci va a proporre. Guardate, Knaus ha veramente un sacco di furgonati, tetto alto, tetto basso, passo lungo, 6 metri, 6,36 m, 5,40 m, ne trovate veramente parecchi. Andiamo a vedere le caravan. Allora, intanto, questo ci piace, vogliamo vedercelo prima delle caravan. Allora, si chiama Carabus, no, è Wensberg, scusate. Si chiama, sì, Carabus Wensberg, 6,36 m, 6,30 su Ducato, costa 48.000 euro. Qual è la sua particolarità, oltre di aver fatto vedere dietro? Però adesso andiamo a vederla bene dentro, perché ha una sua forte personalità. E la forte personalità si chiama dirette centrale con tavolo doppio.
tetto rialzato, perché siamo nella parte tetto rialzato, quindi un sacco di stivaggio sopra, pensile cucina in alto. Allora, chi mi chiede il van è piccolo e basso, io sono 2 metri, non ce la faccio, guardate, io tiro sul braccio e capite che qua siamo a oltre 2 metri d'altezza interna, quindi estremamente comodo. Poi, in realtà, se io salgo sopra delle scale, vado nel mio matrimoniale, bello grande, molto luminoso con questa illuminazione a LED, doppia, uno blossom garantisce il ricircolo, ma poi soprattutto quello che noi credo che ci interessa, che vi ho fatto vedere prima Fandovi, è questo passaggio che permette di arrivare dietro dove c'è veramente il garage per mettere moto, bici e tutto il necessario. Si è privilegiato molto il garage rispetto al resto del veicolo, però devo dire che garantisce un sacco di spazio. Anche il bagno è dimensionato con la sua doccia, con un piano d'appoggio che garantisce di essere ulteriormente ampliato in questi termini, così io posso chiuderlo e tenerlo come piano d'appoggio, vani, porta oggetti ancora qua sopra, finestra per garantire l'aereazione e sopra trovate quello che è il porta asciugamani, o almeno lo stendino per poter asciugare un piccolo asciugamano o un accappatoio. La cucina ha tutto il piano d'appoggio con tutta una serie di accessori e di ripiani, e sotto la cucina, nella parte sotto in basso, trovate il frigorifero piccolino, perché è nel formato più piccolo rispetto ai frigo che noi abbiamo visto, perché come vi dicevo si è avvantaggiato molto la capacità di carico, insomma, si trasporta fino a una moto e una bici e ha ancora un sacco di spazio. Da dove si accede da qua dietro. Allora, andiamo un secondo a vedere ancora la caravan, perché volevo farvela vedere marchiata Knaus, e perché oltre a quello che vi ho fatto vedere subito, che a me piace ma per un concetto di innovazione, sempre rimanendo nel marchio, e quindi siamo in Wesbury nel gruppo, parliamo della Caravan, è 5,93 m di lunghezza, è una caravan che non ha compromessi, che non scende a compromessi, 15.300 euro. Dal punto di vista delle caratteristiche vi dico subito che pesa 1000 kg, così diamo un'idea, piedini rinforzati alto, oblò, serbatoio di 25 mm. Saliamo a bordo, perché non scende a compromessi? Perché a differenza di altre caravan, normalmente quando si sale si trova sempre un letto, una dinette e poi la cucina. Qui invece si sale e si ha una cucina gigantesca, credo che molti amici in molti monolocali milanesi o romani o torinesi comunque non hanno una cucina con un piano d'appoggio così comodo. Un frigorifero che è apribile sia da un lato che dall'altro, a colonna. In più lo posso anche ribaltare, tra parentesi, in apertura. Mensole ovunque, ripiani sempre in cucina, cassetti, il classico sottolavello come a casa, con ripiani ovunque. Nella zona centrale troviamo invece la toilette con la doccia sopra estraibile, che trovate qua. Questo è il miscelatore, e invece da sopra vedete il bagno con la sua disposizione. Di fronte al bagno c'è l'armadio con tutto il necessario, e a seguire dell'armadio un enorme gigantesco living. Guardate, potremmo contarli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diciamo 8 persone tranquillamente. E il letto? E il letto è qua sopra, scende sopra la dinette e arriva esattamente a questa altezza, vedete? Altezza tale per cui non dà fastidio se io lascio il tavolo apparecchiato. Insomma, non scende a compromessi, credo, o si odia o si ama questi tipi di interni. Però la sua razionalità mi dà gli spazi ampi in poca lunghezza, perché è 5,93 m. Va bene, lasciamo lo stand Knaus, perché Cristina Fustinoni non c'è. Volevo presentarmela, ma è massacrata giustamente. Dico che tra le altre cose Knaus, e così ve lo do come parametro, ma poi andremo a vederlo anche nelle prossime
puntate di Liberamente in Camper. Il van T Plus viene montato su meccanica MAN e quindi ha motorizzazione a 140 cavalli, 7,47 m, 69.360 euro, si chiama van T Plus 700 LF. La sua disposizione la vedete, probabilmente la vedete al contrario, ma ha una divetta anteriore sulla destra, la cucina e i servizi, la cucina centrale dove c'è la porta d'ingresso, in coda letto alla francese come era il mio vecchio Glen e bagno laterale. Porta di accesso più larga rispetto a quelli che sono la concorrenza. Salendo a bordo trovate questa dinette che è molto bella perché ha finalmente, e lo vedete da qua, un divano a L vero, come quello di casa, una specie di chaise longue, un tavolo con ribaltina per il passaggio comodo, la cabina MAN, completamente diversa rispetto al Ducato, e quindi ve ne accorgete stessa dalla disposizione degli spazi, dalla larghezza stessa. Poi trovate invece una serie di vani nascosti dietro la parte della dinette, una cucina a L con tre piani di cottura e un lavello centrale con un miscelatore comodo per lavare la pasta, lavare la pentola della pasta per intenderci, e poi invece in coda avete il matrimoniale posteriore. Purtroppo domani non ci sarò, domani è giovedì, non sarò presente in fiera, ma tornerò venerdì, sabato e domenica. Bagno con lavello a vista nella zona notte, che è questo, e poi qui invece trovate la doccia comoda con il bagno WC. La zona notte è possibile separarla da una tenda che copre proprio il letto. A seguire, appena che entrate all'ingresso, trovate il frigorifero a colonna piuttosto grande. Seguiamo. Allora, lasciamo la zona Knaus e proseguiamo nel perimetro di questo padiglione. No, purtroppo domani non mi trovate, domani è giovedì, non sarò presente allo stand, per cui sono proprio fuori, nel senso che avrò da provare dei prodotti e da testarli, quindi non ci sarò qua in fiera. Nello stand troverete sicuramente un sacco di amici, perché troverete Alessandro Magia del gruppo Camperisti Abusivi, troverete veramente parecchie persone. Io tornerò venerdì mattina. Bene, lasciamo allora Knaus, Wensberg, Tab, il gruppo dei Tab per intenderci, e andiamo in un Evergreen. Se dico van, mi viene in mente California, anzi non, perché se dico van viene in mente Ducato, ma se dico furgone attrezzato sicuramente viene California. Allora, siamo nello stand California, ci presenta il Gran California, che è questo, un tetto molto generoso. Beh, insomma, la simpatica, portatevi i pupetti qua, perché queste panchine sono molto grandi, vedete, per salire bisogna fare i gradini, e danno il concetto del Gran California. Beh, in effetti è imponente, sia per altezza, sia per quanto riguarda le finiture interne, gli arredi, la colorazione, gli spazi abitativi. Scordatevi il California piccolo, per intenderci. Sì, domani, mercoledì e giovedì, come vi dicevo prima, non ci sarò in fiera, tornerò venerdì. Disposizione classica matrimoniale posteriore, dinette centrale e cucina, e in mezzo ovviamente trovate il locale bagno. Perché è un maxi California? Perché sopra in alto, vedete, è possibile avere un secondo matrimoniale con il suo maxi blog in spezione. Trovate due modelli, entrambi di colore, questo è un bellissimo grigio e bianco, e l'altro invece è molto più appariscente, ma particolarmente bello. Poi sapete che io amo il bicolore, quindi mi piace molto, ed è rosso e bianco. Beh, insomma, non è proprio piccolo le dimensioni. Oh, invece di fronte a Wingham c'è
cioè di fronte, scusate, a California c'è il re dei piccoli, Wingham. Allora, Wingham è un marchio che produce monosporca, fa dei miracoli negli spazi interni perché fa delle scelte di non scendere a compromessi, quindi va a, come dire, a valorizzare un certo tipo di layout dove dà più spazio alla cucina, più spazio alla vivibilità. Buongiorno, buongiorno, so che lei no, però insomma diciamo che trovano te come benvenuto qua al Best. Sì, sì, allora, e lei è il benvenuto che troverete qua al Best. Senti, se vengono qua nello stand i visitatori assolutamente non devono andare via senza aver visto almeno tutto. Sì. Va bene che sono piccoli. Allora, il cavallo di battaglia vostro è il primo, è il 540. È il 540. Sì. Io direi che per non tradire, quello è in affitto. E sì, poi c'è il suite 600 di colore. Sì, che sembra un piccolo camioncino e invece è... invece è veramente proprio una... Allora, ve li faccio scoprire. Intanto, tu chiami così se vengono qua? Annalisa. Troverete Annalisa. Tutti i giorni della fiera? Tutti i giorni della fiera. Sai che non lo dico? Ecco. Da che ora a che ora? Dalle 9.30 alle 18. Perfetto. Quindi venite qua, siamo al padiglione 3. Postazione 28. Perfetto. Vi porto a scoprirli. Grazie Annalisa. Ciao. Allora, veniamo un po' a vedere il piccolino che vi dicevo prima, il cavallo di battaglia. Si chiama, perché è un cavallo di battaglia? Perché in 5,40 m dà l'abitabilità straordinaria di un veicolo più grande. Ve lo faccio vedere, vi dico anche prima qualche indicazione maggiore. Si chiama Osi, Wingham Osi 5,40. Allora, intanto vi dico che sono circa 70.000 euro, cioè 69.996. È un monoscocca, 5,42 m, ha un'altezza di 2,96 m. Diamo qualche descrizione in più tecnica che vi leggo qua. Allora, dal punto di vista degli allestimenti c'è coppia faretti, materassi letti Memo Fam, cassetti con chiusura ammortizzata soft close, piano di cottura con due fuochi, riscaldamento Truma, combi 4 gas, luce LED. Poi veniamo di qua, che invece magari ci interessa maggiormente, vi dico subito che c'è regolatore gas, zanzariera su porta d'ingresso, motore da 160 cavalli Fiat, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori e poi abbiamo invece all'interno, che ci interessa di più, serbatoio delle acque 100 litri, chiare, acque grigie 70 litri, due oblò, bombole del gas sono due con il dual control, frigo da 96 litri, cintura di sicurezza a 3 punti di ancoraggio e parliamo di una massa in ordine di marcia di 2845 kg. Allora, è sempre molto affollato lo stand Wingham, ma vediamo di scoprirlo da davanti, perché di solito dovete sapere che dalle porte anteriori la gente non sale mai e mi piace molto, perché da qua lo vediamo. Lorena, buongiorno. Allora, lei è Lorena Wingham, buongiorno. Dico che ho detto non possono non venire da voi senza aver visto il vostro cavallo di battaglia. No, di 5,40, sì, assolutamente. Allora siamo in 5,40 m, guardate lo spazio di convivialità che c'è. Cioè, tanto per darvi il parametro, sono 4 persone in questo momento a bordo, più un cagnolino là sotto, in 5,40 m, che abitualmente gli altri non ci sono. Avete una dinette che è face to face, cioè un posto molto comodo da un lato e la dinetta L con il tavolo dall'altra parte. Tavolo che è ovale, a differenza degli altri, è traslabile, in modo che così trova la posizione migliore per poter far mangiare le persone anche utilizzando i due divanetti anteriori. Sopra ci sono tutti i pensili per lo stivaggio che trovate e sopra in alto, ovviamente, lo inclino ancora, il letto basculante scendere. La parte posteriore invece, dove c'è quella signora che ci sta guardando, faccia un ciao, ecco, lei lì dietro trova l'armadio, grazie, lì dietro trova l'armadio che è per i capi appesi, invece il bagno è nel lato posteriore opposto. Un bellissimo lavandino, finalmente. Ah, ecco, guardate, ve lo faccio vedere, e ha ragione, è un lavandino per uso domestico, sembra di stare a casa. E poi voi chiederete, ma... dopo che c'ha tutto questo spazio non avrà possibilità di caricare? Non avrà possibilità di caricare. Allora, andiamo a vedere la capacità di carico? Allora, intanto il basculante vi dico che non è elettrico ma è manuale. Qui c'è un oblò con un gavone con ulteriore piano per poter stivare.
ma guardate anche piccole cose che sono sempre utili. E poi in coda qua sotto c'è un vano di carico aprendo il paraurti. È un vero miracolo, è, insomma, se è il suo cavallo di battaglia del marchio. Noi. Dal bagno non riesco a farvelo vedere perché in questo momento c'è un sacco di gente. Sappiate che però è talmente ampio che la doccia come dire, non ha problemi a farsi senza... Io ho una tecnica per capire la capacità e la comodità di una doccia. Se riesco a piegarmi in doccia per raccogliere il bagno schiuma, vuol dire che la doccia ha una dimensione corretta, perché altrimenti non c'è la possibilità, non c'è lo spazio. Wingham in questo caso dà questa possibilità propria, cioè è talmente ampia che sfrutto tutto l'ambiente del bagno. Oh, l'altro invece che voglio farvi conoscere, ve l'ho già detto in passato, probabilmente sarà l'erede di Blu in un futuro, si chiama in un futuro molto prossimo, non molto prossimo, però sarà sicuramente lui l'erede di Blu, si chiama Wingham City Suite. Parliamo di 5,99 m per un'altezza di appena 2,77 m. Sono monospazio anche lui completo, e vi dico anche qualche caratteristica più dal vivo. Motore 150 cavalli di carro, ma soprattutto abbiamo serbatoio delle acque chiare da 100 litri, serbatoio delle acque grigie di scarico 100 litri, frigo da 95 litri, un peso margine, un ordine di margine di 2880 kg, piano cottura con due fuochi, dice la cassetta estraibile e batterie da 95 ampere. La particolarità tale per cui mi ha fatto innamorare questo veicolo è l'enorme vano di carico posteriore, la bocca d'accesso, con una serie di stiletti per poter ispezionare sia le utenze ma anche caricare, il letto posteriore che si può regolare l'altezza, quindi darmi la possibilità di viaggiare, ma se io lo alzo sul più alto posso caricarci qua la bici in tutta la sua lunghezza, e soprattutto ho tutto il portellone del vano posteriore di accesso da poter caricare. Internamente la disposizione è la classica, vale a dire ho il bagno, ho i servizi, il letto in coda, in centro trovo i servizi, quindi il bagno, e poi a seguire invece trovo la dinette con il tavolo nella zona living. Ve lo faccio vedere di nuovo sempre da davanti, se riesco a aprire. No, allora vediamo se... eccolo qua, posso farvelo vedere? Sì, entriamo da una finestra, di solito tutti entrano da altre parti, invece noi entriamo da una finestra. Eccolo, allora questa è la dinette con la cucina davanti, piano cottura, lavello circolare, una serie di pensili sopra lo stivaggio. Richiudiamo la finestra. Perché richiudiamo la finestra? Perché ricordatevi che la finestra è una lama tagliente che rischia la gente di farsi male, quindi ricordatevi sempre. Entriamo a vedere il bagno, entriamo da fuori ed eccolo qua. Questo è il bagno, questa è la pianta di accesso. Trovate la doccia che sfrutta tutta la larghezza del bagno, compreso il suo lavello dato. Ovviamente è finito con la doccia, con la sua tenda di coprimento. Due porta asciugamani appresi a parete. Bene, proseguiamo il perimetro con l'ultimo, perché così torniamo all'ingresso, poi c'è il cuore di questo padiglione. L'ultimo è Mercedes. Allora Mercedes sta facendo dei prodotti, in particolar modo nei furgoni camperizzati. Guardate, questo ha un tutto soffietto e ha una struttura posteriore di chiusura che sfrutta il portellone. In questo modo si crea un altro ambiente. Non potevano mancare Mercedes perché sta dando dei buoni risultati nei furgoni attrezzati, e questo è l'ennesima dimostrazione. Venite, guardate, tanto per dirvi, questo è il letto posteriore dove io posso tenerlo aperto e dove ho la mia zanzariera per evitare insetti. Un vano, guardate quel display, forse è più grande del televisore di casa di qualcuno.
tenda esterna e saliamo un po'. Allora, intanto il letto sopra è questo e lo trovate, ed è quello dove si dorme sopra in nel tetto soffietto, e sotto un ulteriore matrimoniale molto molto comodo. Tendine pinsettate di chiusura, insomma è un furgone attrezzato puro. Ah, non vi ho fatto vedere l'esterno di Wingham. Sì, è estremamente elegante, perché guardate il raccordo della livrea con la colorazione di colore, è veramente eccezionale. Allora, torniamo invece. Le mie scarpe destano sempre un sacco di curiosità, sono loro. È strano che non mi abbiano ancora chiesto, ma sono comode, perché di solito me le chiedono e ogni volta devo spiegare. Ragazzi, sapete perché sono comode? Perché tengono le dita separate, e perché le scarpe sono fatte tutte strette in punta e larghe dietro, invece il nostro piede è il contrario, ed è quel motivo per cui io, quando devo fare 8 ore di fiera o 10 in piedi, utilizzo queste. Allora, veniamo invece. Siamo in casa Adria, c'è una cosa che assolutamente devo farvi vedere, che è la nuova caravan a stella. Ve ne ho parlato già nel TG con una serie di contributi anche da Luca Stella. Io vi faccio vedere che cos'è. È uno spettacolo. Allora, lei è a stella. Insomma, chiamarla caravan è un po' riduttivo, perché guardate solo la camera da letto e capite. Questo ingresso doppio, molto luminoso. Guardate la cucina, il living e la camera da letto. Dall'altra parte di qua la cucina con angolo, con forno e una serie di pensili. In mezzo ovviamente c'è il bagno. Ora io, che sapete che amo sempre essere un pochettino, mi piace, provo a vedere se qualcuno me lo può far vedere. Posso chiedervi, siamo in diretta su YouTube, posso far vedere l'interno di quello? Sì. Devo salire scavalcando tipo olio cuore? Oppure No, senza olio cuore. Lei non rida, perché lei è troppo giovane e non conosce la pubblicità di olio cuore. Ma noi che siamo vecchi la conosciamo, vero? Come si chiamava quello che faceva il salto? Non mi ricordo, sono stati due personaggi comunque. Posso allora? Grazie. Oh, allora, vi porto in casa Stella, che cavolo, era talmente bella, mica potevo farvela vedere solo così da fuori. Siamo a casa, ragazzi, gli spazi, guardate lo spazio interno, è enorme. Cappa aspirante, sopra, la cucina, che la vedete qua. Piano cottura con tre fuochi, lavello. Una serie di pensili che sono, posso aprirlo? Ecco, prego, a pressione. Prego. Even la parte, qui c'è un primo armadio per lo stivaggio, perché vedo che addirittura c'è un sì, c'è la per le grucce. Forno. Questo è un piano un di piano lavoro. Di taglio. Qui fate la pasta. E la pizza. E la pizza. Il frigo è doppia apertura? Sì. Quindi ho un'apertura che è questa. Oppure, ve la faccio vedere, una che è così e una che è così. In questo modo non avete mai il problema di aprire da un lato o dall'altro avendo degli ospiti. Poi, tornando invece nella parte centrale, qui c'è un living ad L. Lo diciamo? Assomiglia al poltrone del sofà di Padova. Sì, il poltrone sofà. Non l'abbiamo detto. Però effettivamente lo spessore, il colore e il disegno e lo spazio ricorda molto i divani di Padova, di casa, che sono di primissima qualità. Tutta l'illuminazione, guardate, è fatta su un binario scorrevole lunga tutta la caravan, più quelle soffuse sopra i pensili. C'è una vetrinetta sul lato posteriore e una serie ancora di basi d'appoggio. In realtà questi sono già gli attacchi per la TV e quindi antenne. Se io proseguo trovo la cabina da doccia come a casa, ragazzi. Questo è il piano, la finitura è quella che fosse ardesia, in realtà è materiale composito, quindi parliamo di materiale tipo resina e plastica, e le doppie ante di chiusura. Dalla parte opposta invece alla cabina doccia trovo il bagno.
Io farei parlare solo le immagini, guardate, piano con lavello di ribalta che diventa uno specchio per ampliare ulteriormente. Il ribalta, il lavello di ribalta è con la molla di ribalta, non è come quelli abitualmente che cadono, che fanno rumore, che si rompono. Quello che trovate qua invece sono il porta asciugamani, estraibile e pieghevole, e il porta carta igienica. La cosa curiosa è che in realtà io posso poi dividere la porta, e la porta divide quella che è la zona. Ah, prima chiudo così nella zona. E poi si chiude anche questa. E poi faccio una porta scorrevole davanti. E diventa tutto un locale, guardate, dove io posso cambiare e trovarmi direttamente. E trovarmi direttamente nella zona notte. Sono rimasto un attimo al buio facendola diventare una dark room. Va bene, a seguire invece trovate la camera da letto, che è come quella di casa, spazi, dimensioni, e soprattutto ha un letto che a differenza degli altri è messo trasversale, quindi permette di fare quello che sto facendo io, cioè di scendere e di non dover scavalcare il vostro partner a letto per andare al bagno, perché scendete e fate il giro attorno. E poi la vista in questo momento dai piedi del letto, immaginate questa caravan posizionata a bordo lago davanti alle meridiane del Sesto Pusteria, al Caravan Par Sesten, piuttosto che nei colli fiorentini in un agricampeggio, la valle, mi sembra che si chiami così, insomma immaginatevi in quel contesto, una delle tante immagini che io vi pubblico, a letto dormite con questo scenario. Va bene, grazie ancora infinite. E poi ci sono una serie ancora di, ah ecco guardate, qui c'è tutta l'illuminazione a LED, trovate direttamente nell'ambiente, più il binario che vi dicevo prima. Grazie infinite, possiamo scendere di qua? Prego, di qua, di qua. Ah, perfetto, grazie. Va bene, ora vi porto a vedere, sempre rimaniamo, grazie, prego, grazie prego. Rimaniamo in casa Adria e vi porto a far, vi porto a far, insomma, far scoprire due prodottini che mi piacciono molto e sono il van, allora capiamoci subito, il van è nato sul Ducato e l'ha inventato Adria, oddio un'eresia, no perché mi ricordo che 30 anni fa, ragazzi, nell'immaginario collettivo i precursori del van sono stati Adria, non del furgone attrezzato Volkswagen che conosciamo, ma Adria. E Adria è stato il primo a farci conoscere il Ducato camperizzato. Questo ha è l'evoluzione, ha deciso di non avere più quello blò sopra, quella parte di congiunzione del copolino con un vano portagetti, ma di farlo diventare doppio blò luminoso. Parte l'altra, tutti i pensili sono soft touch e vanno tutta la lunghezza della cabina. Grazie, ti seguo sempre. Sotto il basculante uno di 190 ci sta, su Wingham sì, te lo posso garantire. Sì. Lui ci stava tranquillamente. Tutti i pensili sono sopra a soft touch in alto, poi c'è la zona centrale, allora qui si vede la maturità di un progetto. Allora, la porta del bagno è scorrevole, così non dà fastidio. Il bagno è posizionato con il lavello messo di traverso, lo vedete, guardate, ve lo faccio vedere bene dall'alto. È messo come se fosse ad angolo, così io posso mettermi davanti allo specchio, a differenza di avere lo specchio, e potermi specchiare correttamente. Io ve lo faccio rivedere anche di qua. Ecco. Perché di solito i lavelli invece sono messi di traverso, che uno non riesce mai a vederci bene, invece qui è proprio messo di fronte, si vede molto bene quello che io faccio. Devo fare la barba, che non faccio, ma devo fare la barba, oppure la devo regolare, in questo caso è molto comodo. Però la particolarità di tutto questo è quello che io posso prendere la parete, e credo che ci sia un gancio, come ti dicevo, da qualche parte, sì, posso prendere questa parete, e vedete che qui c'è il senso, e tranquillamente ruotarla, farlo diventare esattamente il bagno, la doccia con il doccia. Quando risposto di nuovo alla parete ottengo il mio bagno con il lavello. Posteriormente c'è un enorme gigantesco letto, in questo caso longitudinale e non trasversale, con tutta una serie di pensili sopra, anche questi soft touch. Prima del letto, qui tanta roba, un grande frigo a colonna, grande perché probabilmente saranno 140 litri, e sotto la cucina a questo punto si apre tutta la dotazione di cassetti estraibili.
di chi parliamo e conosciamolo un po' meglio. Allora, si chiama Adria Twin Supreme 2020, 6,40 m di lunghezza, e vediamo anche qualche caratteristica un po' tecnica. Allora, cucina fuochi con lavello integrato, riscaldamento Truma Combi per riscaldamento di acqua e ambiente, il serbatoio di acqua da 10 litri integrato, l'illuminazione a LED 400, armadio e accessori con specchio integrato, il telaio è elemento 160 cavalli, scusate, Euro 6. Vediamo qua, serbatoio delle acque bianche 100 litri, TV posizionata sulla parete bagno, frigorifero Tedford da 90 litri con un congelatore ancora da 6,5 litri, oppure il frigorifero Twin Pack da 152 litri, quindi quello dentro è addirittura da 152 litri, e poi un botto di armadi di stivaggio per il materiale. Quanto è il prezzo? Parliamo di 55.500 euro. Siamo a 6,36 m per l'altezza interna 1,90 m e l'altezza esterna 2,58 m. Oh, veniamo e proseguiamo sempre in casa Adria e vi porto a vedere e a conoscere, come è finito qui. Forse un po' più qua. Ecco. Ah sì, questo è il classicone, però ha la disposizione diversa, vediamo di là. Vediamo. Seguitemi ancora e gironzoliamo nello stand. Allora. Eccoci. Beh, siamo nell'elegantone di casa proprio qua, eh. Dunque, si chiama Sonic 2020. È un motorhome della bellezza di 7,42 m, quindi taglia XXXL. E ragazzi, io comincio a darvi subito qualche indicazione che capiamo subito. Frigorifero a 167 litri. Top. 140 litri di acqua grigia. Top. 85 di, cioè 140 litri di acque chiare, 85 di acque grigie. Riscaldamento Truma Combi, riscaldamento con interno ad acqua, Truma Combi 6 in optional, serbatoio dell'acqua integrata da 10 litri, tre fuochi, telaio Ducato, 160 cavalli, faccio così, 70.700 euro, 7,52 m di lunghezza, per l'altezza interna 2,40 m, l'altezza esterna è 2,96 m. Così capiamo che siamo subito nell'elegantone di famiglia, con un maxi gigantesco garage attrezzato con lo scolo per il lavaggio, poi dentato con una serie di ganci traino, addirittura comprese da USB dentro al vano di carico, illuminazione integrata. E ora proviamo a scoprirlo all'interno, se c'è qualcheduno, se no noi andiamo. Sì, lo aspettiamo, così capiamo subito di che cosa stiamo parlando. È un motorhome. Allora, Adria si è lanciata da qualche tempo nei motorhome, mentre prima era un po' la giovincella, ecco. Non ha un'esperienza così grossa nei motorhome, ma lei sicuramente sa capire bene le esigenze e raccogliere il meglio del prodotto. Allora, entrando, a sinistra trovate la camera da letto con un letto centrale nautico, una serie di illuminazioni a LED sopra, armadi, una porta scorrevole che permette di dividere la zona notte da, in realtà, la zona giorno, ma in realtà io posso ulteriormente piegare la porta d'ingresso del bagno e ottenere un bagno che è molto comodo, perché devo dire che è molto comodo, sia nella parte del lavello, sia nella parte dell'illuminazione, insomma ha un concetto di comfort. Qui c'è la parte del riscaldamento dove poter posizionare anche eventuali asciugamani, e poi trovate invece qui di fronte la cabina doccia, che è veramente molto molto comoda, perché entro addirittura in cabina doccia per uscire, piegare la porta del bagno e poi ripiegare invece la porta della camera da letto. Vi porto in questo momento nella parte centrale e nella parte anteriore di questo maxi motorhome. Qui c'è la cucina con tre piani cottura, con una serie di pensili tutti e di cassetti a chiusura a pressione, devo dire che sono molto comodi in quest'ottica, pensili che si aprono anche loro a pressione in alto, e sono questi, suddivisi tutti,
un gigantesco frigorifero, vi dicevo, da 167 litri, che ve lo dico da fare, e a colonna. E poi abbiamo invece il living face to face nella parte inferiore con i due, le due poltrone che si ruotano e diventano parte integrante della dinette, quindi 7 persone, 8 persone ci mangiano. Sopra, basculante 190x160. Bene, lasciamo casa Adria, tutta sua. Lasciamo casa Adria, rimaniamo sempre nel padiglione 3 e andiamo a vedere e a visitare il re. Ah no ragazzi, ce n'è ancora uno piccinino, e come non ricordarlo. Allora, Adria nasce, prima ancora che col motorhome, nasce con il mansardato. E devo dire che in questo è riuscito assolutamente nel suo intento a dare qualche cosa di diverso rispetto agli altri. Ma perché beneficia dell'esperienza di essere stata una delle prime, vediamo così. Allora, lui è Coral XL. Ve lo faccio vedere da fuori, e così capite cosa voglio dire. Guardate la linea del cuculino e della mansarda. Adesso c'è un palo in mezzo, però capite bene dal rapporto. E anche dal vetro esterno laterale. Sembra quasi quello di uno yacht, non sembra neanche di un motoscafo, non sembra quello di un autocaravan, ma non capisci nemmeno che c'è una finestra di apertura lì. È completamente diverso rispetto agli altri. Si chiama Coral XL 2020 670 SL. Tra le dotazioni, innanzitutto parliamo di 58.500 euro di veicolo, 7,36 per 2,40 l'altezza interna e 3 metri l'altezza esterna. Frigorifero 142 litri, 140 litri di acque chiare e 85 di acque grigie. Saliamo a bordo? Saliamo a bordo. Lui è su meccanica jumper. Allora, salendo a bordo, innanzitutto la porta d'ingresso è più larga rispetto a quello che abitualmente c'è, che è quando si sale. Poi c'è una dinette a L con un tavolino centrale, ruotabile, che riesce a identificare bene sia il posto interiore e anche il quinto posto laterale. Una mansarda con letto abbattibile, e sopra, e qui la parte bella, guardate, c'è un enorme gigantesco oblò che vi permette di godervi le serate piene di stelle sopra dal letto, due finestre laterali, insomma la ventilazione, il fresco è garantito questa mansarda, senza dubbio. Poi qui nella parte centrale invece entriamo un po' più nel core di questo veicolo, perché c'è una cucina molto comoda con tutta una serie di cassettini estraibili, pensili in alto. Ah, per chi mi chiede i mansardati, guardate, io alzo la mano, non arrivo a niente, non arrivo nemmeno a tirare giù, forse arrivo solo a tirare giù la leva. Quindi qui siamo ben oltre, per chi ha problemi di altezza qui è sicuramente comodo. Frigo a colonna, frontespizio, e poi della cucina, e poi a seguire invece troviamo da una parte la doccia, che ha proprio una cabina con due porte d'ingresso. Due porte d'ingresso che ovviamente funzionano tirando all'interno della cabina, non all'esterno, perché altrimenti si bagnerebbe il camper. Di fronte alla cabina doccia c'è il bagno che, se io apro, diventa la porta divisoria degli ambienti. Il bagno ovviamente è speculare rispetto alla doccia, con un lavello centrale. E poi posteriormente invece c'è un letto, che amo molto questa forma di letto perché ci dà diverse possibilità di essere vissuto, o di essere vissuto come due letti singoli, o di essere vissuto così come un letto a tre piazze, oppure ancora come un letto matrimoniale messo trasversale e con tutta la parte qua davanti di comodini di appoggio. Sotto al letto troviamo armadi da una parte e dall'altra di stivaggio, e dietro ovviamente nella parte esterna il garage che avete visto prima. Oh, lasciamo a questo punto veramente casa Adria, proseguiamo nel tour e andiamo nel regno dei furgonati. Posl è un marchio tutto esclusivamente furgonati, e ragazzi qui ce ne sono veramente tanti, dal furgonato classico al camper, al furgone attrezzato,
al van ce ne sono un botto, però io vi porto dalla novità, si chiama Skyroof apribile, è la novità del momento in casa Porsche. E in questo momento è un Summit 600 Prime su meccanica Fiat Ducato Citroen Jumper, parliamo di 43.899 euro, la disposizione è la più classica che noi troviamo nei van, vale a dire letto posteriore trasversale, servizi centrali con un lato cucina vicino alla porta d'ingresso, bagno dall'altra parte e la dinetta anteriore. Qualche caratteristica, frigo trivalente da 70 litri, tanto per darvi, e un'altezza interna di 1,90 m. Allora, il frigorifero è questo dell'ingresso e voi vedete che potete aprirlo direttamente stando in una cucina, perché vi permette di aprire da un lato e in questo momento è chiuso, bloccato, ma potete anche di aprirlo dall'alto, così che io ci sono fuori posso aprire il frigorifero anche dall'interno. È un Dometic. Salgo a bordo ed è a bordo allora questo maxi oblò che vedo qua, che vedevo già dall'immagine esterna, è coadiuvato da un oblò, quindi è molto luminoso. Guardate che carina l'illuminazione retro nella parte della finestra d'ingresso. Un tavolo con una prolunga tipo, che si utilizza per far mangiare più comodamente il quarto posto, che è il passeggero della guida. E poi, guardate, qua c'è. Allora, qui la vedete molto bene. Tutto questo piano è cottura, piano cucina, piano cottura, lavello incorporato, che in un van è poi inusuale, perché di solito qui dove c'è la cucina che termina con la colonna frigo, la colonna armadio. No, qui è tutto un bel piano d'appoggio, molto molto comodo, un letto matrimoniale trasversale classico 140x190 e poi c'è il bagno che sfrutta un'idea molto geniale, che è quella di far ruotare la parete del lavello per avere dietro una parete attrezzata della doccia per eventuali cose che voglio mettere, o anche solo un asciugamano piegato, e poi quando ruoto invece la mia parete ottengo il bagno che, come vedete, è assolutamente ben dimensionato, con un maxi oblò, e quando io entro nel bagno mi trovo il mio specchio davanti e quindi posso utilizzare correttamente il bagno senza dovermi girare, perché lo specchio di lato ho messo di fianco sopra. In più sopra c'è ancora ulteriormente un ulteriore specchio per chi è più alto di me, per poter vedere bene quando si è in bagno. La porta è scorrevole perché così non ostruisce il passaggio. La particolarità, senza dubbio, guardate, è quella di avere questo doppio oblò molto panoramico all'interno del veicolo. Si completa la dotazione, quella che è la zanzariera che vedete qua estraibile dalla porta, che così mi permette di poter cucinare e lasciare la porta aperta stando al fresco. Dunque, io vi proverei anche a far vedere. Quando vivere in camper? Daniela. Sì, dovrebbe essere al mio stand, oppure no, Membrapol, padiglione 2, Membrapol, lì trovi Daniela, anche okay. Se alterna tra me e loro. Ok. Grazie a te. Grazie. Ciao. Allora, vi ho fatto vedere un po' la novità di Poslo, che è di questo momento. Ma c'è un'altra cosa. Eccoti. Ciao. Come va? Bene. Sono in diretta, quindi facciamo un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, ovviamente. Tutte le persone che hanno tempo da perdere per guardarci. Assolutamente, vi invitiamo tutti quanti qua a Parma, perché mi sembra che come ogni anno è bellissimo. Sì, c'è la flusso, ci sono anche dei bellissimi mezzi. Senti, dove ti trovano? Ci trovano al padiglione 2, allo stand I033, no, con Turismo Itinerante, la nostra rivista Turismo all'aria aperta. Vi aspettiamo. È online, vero? È online, certo, tutti i mesi, è gratuita. 132 pagine, allora, esatto, con servizi dall'Italia e dal resto del mondo. È gratuita, non serve registrazione, non serve nulla, quindi chi vuole la può trovare sul sito turismoallariaaperta.com o turismoitinerante.com. Perfetto. È tutto. Ci vediamo, noi proseguiamo. Assolutamente, buon giro, ciao, ci vediamo. Grazie. Allora, vediamo noi. Vi stavo dicendo che POSL, tra le altre cose, c'è anche molto carino. Sì, questo già ve lo faccio vedere solo per titolo informativo. Allora, costa 39.000 euro, è un piccinino perché è 5,41 m, è casa POSL. POSL ha pensato bene di fare la parte d'ingresso, che voi vedete così, e con la sua dinette classica. Sopra c'è nella cabina un vano per poter riposare. Io di solito lì mettevo gli scuri della cabina. La cucina però, guardate, 5,41 m è geniale perché c'è un bellissimo piano d'appoggio.
e sfrutta il concetto che ha il frigo qua nel lato laterale. Frigo che tra parentesi è più grande rispetto a quello normale, che invece era piccolino perché era tagliato qua. Quindi è geniale la cucina così. In più dietro ha fatto la parte impacchettata del letto, vedete che è tutto impacchettato, quindi si può spacchettare e ottenere il letto normale, ma così si ha un vano di carico molto molto comodo. La porta d'ingresso invece ha una doccia, e beh ragazzi, siamo in 5,41 m, guardate che doccia carina, con la sua pedana. Assolutamente ci sono camper più grandi che non hanno lo spazio che offre questo nel bagno, vediamo così. Il lavello tra parentesi di taglio, e tra le finiture, ma piccole stupidaggini che ci fanno capire, ci sono anche i due portasciugamani qua dal lato. Beh, complimenti, perché meno di 40.000 euro un veicolo di 5,40 m con la sua zanzariera ancora d'ingresso, scorrevole, tanta 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 roba, mi piace molto un sacco. Di fronte a lui c'è il Rod, come si chiama? Si chiama Rod Car 540. Di fronte a lui invece c'è il Rod Count R, che ha la possibilità di avere quel letto soffietto sopra, matrimoniale. Vediamo di capire qualche prezzo in più. Sono in diretta, ma va bene. Ciao Cristiano, ciao. Piacere di conoscerti. Praticamente mi tieni compagnia, lo dico tutti i giorni, ma quasi. Cristiano, piacere. Allora, sei tutto il giorno qua in fiera? Sì, tutto il giorno. Ma siete appena entrati o avete già? Sì, un paio di sì. Quindi, allora avete già un preferito? Io andrei su Posl o su Vantura. Ok. 5,40. 5,40. Sì. Oh, siete andati a vedere il Malibu 5,40? No, ancora. Okay. ok, andate, me lo consiglio. Bene, sì. Poi passate al padiglione 2, io sarò lì tra un'oretta più o meno e c'è un omaggio per me. Bene, ok. Ci vediamo dopo. Grazie ancora, ciao. Allora, questo invece è quello con letto sopra, il soffietto che vi dicevo, e ha questa particolarità di avere la cucina col gradino sopra. Beh, insomma, se vedete il video, se siete come dire affezionati di Yari, questa cucina è come la sua, perché è esattamente come la sua. Chi non ricorda quando lui guida e rovescia la roba dal frigo? E in più però ha questa particolarità di avere il pianetto ribaltabile. Il quid è, sta in questo, quello che voi vedete qua davanti è la doccia che nasconde il lavello che poi può essere ulteriormente ribaltato. Ora da qua. Eccolo qua, questo è il gancio, vedete? E si può ribaltare questo. Io in questo momento tenendo il telefono non riesco, eccolo qua, sì. E lui è il suo lavello ribaltabile. Se invece lo tiro su, lo blocco e ottengo il mio VVC. Quando invece ruoto la parte così e faccio ulteriormente ruotare questa, chiudo e diventa lei la mia cabina doccia che ho qua. Venite e andiamo a vederlo da dietro. E vediamo anche il prezzo con due descrizioni. Questo è il motore posteriore, e vanno di carico sotto. Capiamo invece qualche caratteristica in più dal tabella descrittiva e compreso anche il prezzo. Allora, prezzo di listino 43.369, 140 cavalli, vi dico subito, 2.700 kg di viaggianti, 100 litri di acqua, chapeau per un piccolo 5,40 m, quindi 100 litri di acqua, 92 grigie, e abbiamo un frigorifero di 64 litri. L'altezza interna 1,90 m, l'altezza esterna 2,58 m e 5,41 di lunghezza. Va bene, allora lasciamo Posl, perché ce ne sono veramente tanti, io farei vedere tutti, perché Posl è il vero è il cavallo di il marchio che matricola maggiori numeri di van, tra le altre cose, ma è il vero identificativo di van. Allora, dicevo, lasciamo Posl. In questo momento abbiamo terminato tutto quello che è il padiglione 3 e ora vi porto al padiglione 2. Ragazzi, padiglione 2 che c'è. Ci siamo l'ultimo è ancora il Venturer. Allora, il Venturer ha una colorazione esterna che si differenzia da tutti gli altri, questo ve lo devo dire già subito in primis.
ve ne accorgete, perché guardate, tutti i Ventura hanno questa colorazione grigio. A me piace molto perché mi ricordano le 600 degli anni 60, erano grigio, azzurro, canna da zucchero, ecco, è molto molto elegante, se non altro si discosta perfettamente bene. Questo è l'interno ed è molto molto più caldo rispetto ad altri ambienti, ha un accostamento cromatico, ecco, quello che piace di Vancouver è l'accostamento cromatico degli interni, le finiture dei colori, l'abbinamento. Questo è con un tetto ovviamente soffitto sopra, l'illuminazione, il gioco degli spazi. Ha questo sistema del letto brevettato che sale e scende, un letto basculante, e sotto mi dà la possibilità di caricare tutto quello che desidero. Ma non solo, provate a pensare, io posso avere qua sotto la bici e sopra avere il mio letto da poter dormire, per esempio. Così non ho problemi di dover mettere fuori un portabici. Oppure posso decidere di tenerlo basso e quindi di avere un letto comodo come a casa e di sfruttare ultimamente un gabone e di avere sopra la possibilità di poter scendere e salire dal letto senza grossi problemi. Ora vediamo un po' di salire e vi faccio vedere la novità del 2020. Ecco. Seguitemi. Questa maratona di Bubris prosegue fino a che c'è batteria, poi dovrò mettere sotto carica il telefono. Allora, 45.000 euro, si chiama Ventura 600 Black and White, il veicolo compreso totale come lo vediamo viene 52.000 euro perché c'è alcuni option, alcuni pacchetto chassis plus, black and white, design, però di listino parte da 45.000 euro, 6 metri di lunghezza, il classico, la classica misura standard, diciamo un po' più così diffusa, non è piccola come il 540, non è grande come il 636, è la media per intenderci. Allora io salgo fino a quell'androne e vi faccio vedere come è strutturato. Allora guardate, anche qui trovate quello che è il caldo di questa casa. Innanzitutto ogni tipo di finitura è diversa rispetto alle altre perché ha una cura, un dettaglio nella colorazione, nella realizzazione superficiale dei prodotti del legname. Guardate, non ha il piano d'appoggio, non ha la gamba rispetto agli altri, così che dà un passaggio più comodo e più facile tra il tavolo e i sedili posteriori. Tutti i pensili sopra, come vedete, sono con le chiusure e ce ne sono addirittura alcuni che sono a giorno, con piccoli vani dove poter posizionare. Non ti accorgi, non pensi che ci siano, e invece sono riusciti a progettare, a trovare dei vani piccoli che servono per la vita a bordo. Questa nella parte posteriore avete un svuota tasche per poter andare a letto e altri due pensili in alto. Dove poter ispezionare la botola del serbatoio dell'acqua, guardate, è posizionata sotto al piano di carico con tutta una serie di regolazioni. Piani di carico che hanno ovviamente anche questi ulteriori vani nascosti. Dalla parte posteriore di qua trovate invece il vano delle bombole. Oh, buongiorno, siamo in diretta, ci vediamo tra due minuti di là allo stand, grazie, arrivo. Capite, adesso a questo punto la mia diretta, la mia maratona di Bubris tra qualche minuto terminerà e riprenderà poi più tardi, perché così vi spiegherò e vi porterò nel padiglione 2 e poi nel padiglione 5 e 6 che sono dove troviamo i marchi più famosi e anche proprio il cuore vero e proprio del salone. Allora intanto vi saluto e vi porto prossimamente a vedere tra qualche minuto, il tempo di riuscire a mettere sotto carica il telefono, vi porto a vedere padiglioni 2, 5 e 6. Fate i bravi, perché a fare il cattivo ci penso io. Ci vediamo al prossimo appuntamento della maratona del Bubris.